Benissimo, buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra seconda lezione del corso Viaggio verso l'opera e il balletto. La scorsa settimana abbiamo fatto una prima lezione dimostrativa, un piccolo format in realtà, per dare un'idea di quello che sarà questo corso, che nasce come un ampliamento delle lezioni di preparazione che abbiamo svolto per anni nel passato. Lezioni di preparazione per i vari titoli che avevamo in cartellone e che le scuole venivano a vedere. Le lezioni avevano lo scopo di preparare, diciamo, fornire ai docenti degli strumenti utili per poter poi preparare i ragazzi alla visione dello spettacolo. Abbiamo pensato di fare, diciamo, di aprire due lezioni in modo tale da così dare una dimostrazione di quello che può essere questo corso, che è stato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e quindi è pubblicato sulla piattaforma SOFIA del Ministero e i docenti che si iscrivono possono ricevere dei crediti. L'idea è quella di avere due appuntamenti per ciascun titolo in cartellone. Un primo appuntamento che sarà come questi, o a distanza o in presenza. In questi giorni lo stiamo facendo a distanza perché il teatro arriva adesso da un periodo di lavori di ammodernamento e oggi è il primo giorno in cui ha l'agibilità, cioè può far entrare pubblico. Fino ad adesso non potevamo fare entrare pubblico nei mesi scorsi. Ci sembrava una buona idea quella di approfittare degli spettacoli di balletto che avremo a dicembre per fare una lezione anche dedicata al balletto. L'idea è proprio quella di collegare i titoli, le lezioni ai titoli che saranno in cartellone, così i docenti possono avere una preparazione e venire a vedere gli spettacoli oggetto delle lezioni. Abbiamo pensato di prorogare l'iscrizione fino alla fine di dicembre, in modo tale da poi far partire ufficialmente, diciamo, il corso da gennaio in avanti. Questa lezione, come vi dicevo, è dedicata al balletto e in particolare agli spettacoli che avremo a dicembre con il balletto dell'opera di Tbilisi. E questa lezione sarà tenuta da Anna Maria Bruzzese, coreografa e regista, che ha collaborato anche tanto con noi, ha anche lavorato tanto con le scuole, con le attività didattiche, i laboratori. E poi abbiamo anche con noi Elisabetta Lipeti, musicologa e collaboratrice storica della scuola all'opera. Quindi io adesso passerei la parola ad Anna Maria che ci parlerà della parte, diciamo, coreografica. Elisabetta invece poi si inserirà e concluderà affrontando la parte, diciamo, legata all'aspetto musicale dei balletti, che non è per niente secondario, soprattutto poi quei titoli che abbiamo in stagione. Adesso provo un attimo a condividere lo schermo e se gentilmente mi dite se vedete. Perché infatti sembra non funzionare. Voi vedete, abbiamo messo delle slide adesso, in questo momento. Per il momento non si No. vede nulla, no. Infatti, non so come mai, devo cercare di capire perché. Ah beh, adesso non avevo condiviso lo schermo, ecco perché, scusate. Condividiamo il sistema, dovrebbe essere così. E adesso? Sì. Adesso si vede. Sì, avevo preparato delle slide semplici con i dati, qualche informazione su questo corso, in modo tale che voi, se volete, potete poi riguardandovi il video, potete vedere quelli che sono i prossimi appuntamenti, il calendario delle lezioni. Ecco, quello che ho dimenticato di dire è che ciascun titolo è abbinato a due incontri, un incontro come questo, una lezione online o in presenza,
E poi invitiamo i docenti a venire a sentire le conferenze che si svolgono in teatro, in sala caminetto o in Foyer del Toro, che sono conferenze che sono programmate sempre in collegamento a ciascun titolo in cartellone. Seguendo questi due appuntamenti per ciascun titolo del cartellone, dovremmo riuscire a darvi un'idea un po' strutturata della storia del melodramma e quindi anche del balletto. Questa è un po' l'idea. L'idea è quella di appunto percorrere un viaggio all'interno dell'opera e del balletto attraverso questi titoli che abbiamo a disposizione. Avremo a dicembre il Carmina Burana e lo Schiaccianoci. Questo incontro, come vedete, è aperto. Questi sono un po' i dati dei due balletti. Adesso passo la parola ad Anna Maria. Solo un secondo che recupero lo schermo. Ecco. Anna Maria Bruzzese, prego. Buongiorno a tutti, sono appunto Anna Maria Bruzzese, e lavoro come coreografa, ma ho avuto un'attività come danzatrice professionista per molti anni, di conseguenza ho vissuto in prima persona e studiato molti dei balletti di repertorio, tra cui Schiaccianoci. Attualmente insegno anche repertorio in alcune scuole di danza, lavoro con i danzatori professionisti, quindi diciamo sono proprio ne nell'ambiente nel quale io sono cresciuta, che è proprio quello del balletto. Tra l'altro avremo il piacere di vedere questa compagnia, il Balletto dell'Opera di Stato di Tbilisi, che è una compagnia di formazione classica, ma che, come tutte le grandi compagnie attuali di balletto, lavora anche con coreografi contemporanei su diversi stili, quindi non solo più il balletto classico, ma anche il neoclassico, la danza contemporanea, insomma, dei nomi, delle cose di cui parleremo a breve in modo più approfondito. Quindi avremo modo di vedere due titoli totalmente diversi che mettono anche, come dire, alla prova la compagnia e vedremo proprio la loro abilità tecnica nel lavorare su due generi completamente diversi. Prima appunto di vedere anche qualche esempio video e di parlare in particolare dei due titoli che vedremo qui a Torino, volevo darvi qualche informazione proprio sulla nascita del balletto. Intanto la parola danza che non è sinonimo di balletto, la danza è una forma di espressione molto antica, che ha appunto origini antiche quanto il mondo ed è stata soprattutto per molto tempo una forma di espressione anche di preghiera, aveva una funzione più religiosa che artistica. Già nell'antica Grecia si danza all'interno delle opere teatrali, ma c'è sempre un legame con il sacro, mentre sarà proprio nel Rinascimento in Italia che la danza diventa una forma d'arte a tutti gli effetti e una forma di intrattenimento. Come sappiamo, nel Rinascimento assistiamo a una rinascita di tutte le arti, appunto, e soprattutto quelle che sono le arti visive diventano una sorta di strumento politico anche per i principi. Più le regge in cui abitano sono fastose, ben decorate, più si esprime la loro potenza. E anche attraverso gli spettacoli teatrali la magnificenza dei principi viene comunque, come dire, esposta ed esibita. E quindi è proprio in questo periodo che nascono i primi balletti, quindi il balletto visto come forma di intrattenimento. Non ci sono ancora i ballerini professionisti, ma sono gli stessi nobili di corte che un po' per compiacere il principe, un po' per divertimento, si vedono costretti spesso a partecipare a questi spettacoli. Sono spettacoli di carattere allegorico o di tema mitologico in cui fondamentalmente viene esaltata la magnificenza del principe. Durano molte ore, i costumi sono molto pesanti, si indossano delle maschere per coprire il volto e tutta la corte appunto danza
utilizzando anche quelli che sono i passi delle danze tradizionali dell'epoca, a seconda appunto del luogo geografico nel quale ci si trova. Però proprio in questo periodo nascerà la figura del maestro di ballo professionista, di conseguenza ci saranno dei maestri pagati dalle corti che insegneranno il ballo ai nobili e aiuteranno nella messa in scena di questi spettacoli, che sono comunque spettacoli prevalentemente musicali. Musicali e canori, la musica vocale è sempre presente anche in queste forme di balletti, diciamo così. Possiamo mettere il PDF? In questo periodo abbiamo, come dire, questi maestri italiani che iniziano a lavorare non solo nelle corti italiane, ma in tutte le corti europee. E abbiamo un fatto particolare che come dire, dovuto al matrimonio nel 1547 di Caterina II con il re di Francia Enrico II. Sarà lei che introdurrà proprio in Francia la moda dei balletti italiani, questi spettacoli molto sfarzosi. In particolare nel 1581 il Ballet Comique de la Reine, che è uno spettacolo di balletto che viene organizzato da Caterina proprio per le nozze di sua sorella, come dire, sancirà Parigi come capitale del balletto. Ma il grande sviluppo e quello che interessa a noi, anche proprio la nascita del balletto che noi chiamiamo classico, cioè quello che si danza ancora oggi, codificato sulle punte con i nomi dei passi in francese, lo dobbiamo a Luigi XIV. Un ulteriore sviluppo proprio perché lui stesso amava danzare, qui tra l'altro lo vediamo in questa immagine di cui ora vi parlerò. Luigi XIV amava molto il balletto, quindi lui stesso si, come dire, crea, fa sì che i compositori di corte creino degli spettacoli nei quali la sua figura possa eccellere. E ce n'è uno in particolare che si chiama Le Ballet Royal de la Nuit, in cui, tra l'altro, un balletto allegorico che dura 12 ore, quindi dalle 6 di sera alle 6 del mattino, in cui è scandito in tempo reale lo svolgersi della notte, e nella scena dell'alba finalmente Luigi faceva la sua apparizione. Tra l'altro, Luigi aveva 14 anni quando già preparava, insomma, la sua ascesa di grande sovrano al centro del mondo, e lui appariva con questo costume che potete vedere in questa immagine. Proprio come Apollo, quindi come dire, simbolo del sole, e da questo proprio il nome di Re Sole, quindi dovuto alla sua apparizione in questo balletto. Cosa fa Luigi XIV per la danza? Nel 1661 fonda l'Académie Royale de Danse a Parigi, che ancora oggi esiste, della Scuola di Ballo dell'Opera di Parigi, che è l'accademia di ballo più antica del mondo, non solo d'Europa, in cui finalmente si iniziano a formare dei danzatori professionisti. Tra l'altro, tra parentesi, ancora in questo periodo sono solo gli uomini a poter danzare e, come in molte forme di teatro, le donne non erano, come dire, autorizzate a esibirsi sulla scena, quindi gli uomini devono anche fare le parti femminili en travestì, come si diceva. Tra l'altro, da questo costume possiamo anche fare una piccola considerazione su quello che sarà poi la moda del Settecento. Allora, Luigi XIV amava vestirsi come se fosse in un costume teatrale e quindi tutto il Settecento, soprattutto la moda francese di quell'epoca, come dire, pensiamo ai grandi vestiti delle donne con questi busti molto stretti e una, come dire, una sottogonna rigida molto ampia, invece gli uomini avevano delle calzamaglie con la scarpa col tacco e delle giacche corte, erano principalmente costumi che arrivavano dalla tradizione teatrale. E lui inizia a vestirsi così anche nella sua vita quotidiana, quindi la sua vita diventa una grande rappresentazione teatrale e tutto il muoversi a corte diventa, cioè la giornata di corte di fatto sarà sempre una rappresentazione teatrale. Anche le grandi parrucche e l'utilizzo della cipria, quindi questa cera molto bianca che era poi a base di piombo e faceva malissimo, che i nobili si mettevano sulla faccia in quell'epoca,
deriva dal trucco teatrale, che viene poi utilizzato appunto per la vita quotidiana. Quindi dal teatro si passa alla moda, quindi dal costume all'abito. Però ecco, da quest'immagine, anche poi dai dipinti più famosi e anche in età più matura di Luigi, si può vedere sempre come lui indossi queste calzamaglie molto lucide di seta e le giacche corte e delle parrucche esagerate e abbia sempre una postura un po' da ballerino. Tra l'altro, andiamo un pochino avanti, grazie. Appunto, nel 61 l'Accademia Reale di Danza a Parigi si iniziano a codificare alcuni nomi dei passi di danza che ancora oggi si utilizzano, ovviamente. I piedi sono andeora all'infuori, quando si dice che i ballerini camminano con i piedi a papera, in realtà appunto perché tutto il lavoro dei ballerini nel balletto classico, ovviamente, si svolge andeora, quindi con i piedi ruotati in fuori, e nasce proprio da questo momento in poi. Lui stesso dà dei nomi ai passi di danza, ad esempio c'è un salto che si chiama entrechat royal, perché è solo lui, quindi un entrechat che è un salto in cui si incrociano i piedi in aria, solo lui riusciva a farlo così bene, quindi royal. Addirittura quando aveva tentato di fare un assisson, che è un salto in cui le due gambe si aprono come una forbice, atterrando da questo salto scivola e quindi l'assisson, ma scivola in modo elegante, da quel momento in poi sarà una assisson failli, una assisson fallita, e ancora oggi esiste la assisson failli nel balletto, ma ce ne sarebbero tantissimi di aneddoti di questo tipo, perché veramente lui è stato uno dei grandi, come dire, sviluppatori dei passi della tecnica in quell'epoca. Qui parlo appunto del costume teatrale che diventa moda, questo l'abbiamo accennato, anche per quello che riguarda l'abito femminile che aveva questa struttura rigida che si chiama panier. In realtà il panier era stato fatto per un'attrice francese, perché verso la fine del Settecento le donne potranno poi andare sulla scena, e per un'attrice francese, Adrien, che aveva chiesto alla sua sarta di costruirle una gabbia rigida per l'abito di scena, di modo che potesse nascondere e proteggere la sua pancia di donna gravida. E quindi da quel momento in poi abbiamo questi costumi rigidi che le donne dell'epoca porteranno anche, non come costume, ma come abito con la struttura rigida, appunto. Sempre alla fine del Settecento abbiamo il ballet d'action. Che cos'ha di diverso dal balletto di prima? Finalmente abbiamo, come dire, una musica che si svincola dalla musica vocale. Una musica scritta appositamente per la danza e non più subordinata al canto, appunto. In questo caso il balletto diventerà una forma narrativa autonoma, ma sempre un pochino di serie B rispetto all'opera lirica, tanto che, ad esempio, i balletti venivano rappresentati negli intervalli delle opere nel Settecento. Tra il primo atto e il secondo di un'opera, l'intermezzo era il primo atto di un balletto, quindi questi spettacoli duravano tantissime ore e il pubblico doveva seguire due, come dire, due spettacoli con due trame magari diverse contemporaneamente. Il balletto del Settecento è quindi una forma narrativa autonoma in cui si alternano gesti danzati e pantomima. Che cos'è la pantomima? È un insieme di gesti codificati che indicano delle azioni o situazioni precise che serve a narrare la storia tra un brano danzato e l'altro, un po' come il recitativo prima di un'aria. Era un linguaggio, dicevo, codificato che il pubblico era assolutamente in grado di capire, di comprendere. E come si fa a raccontare una storia danzata recitando ma senza parlare, appunto con dei gesti. Esempio, perché alcuni di questi gesti magari li vedrete poi nello Schiaccianoci perché sono entrati nei balletti di repertorio, si utilizzeranno appunto per tutto l'Ottocento, per tutti i balletti. Esempio, questo vuol dire danzare. Quando un danzatore fa questo gesto e invita qualcun altro, sta invitando a danzare. Oppure, Marina, tu sei bellissima, questo vuol dire bellissimo. Oppure matrimonio, questo è facile. Giuramento, anche questo è facile. Morte, le due pugni incrociati, questi li vedremo in Giselle. Quindi sono dei gesti abbastanza immediati, però ad esempio questo magari oggi noi non lo capiremmo se non sapessimo alcune cose, però vedendo dei balletti
vedendo anche la reazione magari degli altri personaggi a un invito del genere, capiamo anche insomma che cosa, qual è il significato. Però appunto la pantomima oggi si è molto ridotta perché cioè, si ridurrà, come dire, nel corso del tempo, man mano che la tecnica di balletto diventerà più complicata e quindi non sarà più metà pantomima e metà balletto, ma sarà un terzo dello spettacolo totale di pantomima e tutto il resto sarà di danza, perché ovviamente la danza prende il sopravvento. Però questi piccoli recitativi mimati, chiamiamoli così, servivano proprio per, come dire, far andare avanti l'azione tra un pezzo danzato e l'altro. Subito. Grazie. Allora, tra l'altro abbiamo detto nel 61 l'Accademia Reale di Danza a Parigi, nel 1738 l'Accademia Imperiale di San Pietroburgo. Maestri italiani e francesi vengono invitati in tutta Europa e anche in Russia, che ha sempre un occhio di riguardo verso la Francia, che è vista un pochino come il centro dell'Europa, da cui partono tutte le mode, tutte le arti, e quindi, come dire, gli imperatori, in particolare Caterina II, inizierà a invitare quanto più possibile non solo maestri e coreografi, ma anche danzatori dall'Italia e dalla Francia, proprio perché in quel periodo erano i migliori. 1832, qui abbiamo ovviamente ci sarebbe da parlare un'ora su ogni argomento che sto toccando, però il tempo c'è un po' tiranno, quindi saltiamo al 1832 quando nasce il balletto romantico. Il primo titolo che viene considerato come balletto romantico è quello della Sylphide, interprete Maria Taglioni che vediamo appunto in questo dipinto. Con le tematiche del romanticismo, le tematiche letterarie vengono un po' riportate in tutte le arti, quindi anche il balletto si, come dire, trova proprio un materiale molto, molto vasto ad esempio, nella ricerca di leggende nordiche, tutto ciò che era ambientato nel nord Europa, queste leggende in cui si parlava di spiriti che popolavano i boschi, di amori impossibili, di soprannaturale, di mistero, sono tutti temi, soprattutto sempre con l'amore al centro, che interessano l'opera lirica, ma soprattutto il balletto in questo caso. È proprio la ricerca della leggerezza, del vedere la donna quasi come uno spirito soprannaturale. Tra l'altro, era un'epoca in cui anche le donne cercavano una magrezza estrema, avevano questi abiti che stringevano i corpetti e dovevano avere un vitino molto sottile. Addirittura c'era un poeta francese, Théophile Gautier, che diceva che non era neanche concepibile che un poeta pesasse più di 40 kg perché doveva avere questo aspetto, come dire, un po' sofferto e leggero, etereo come i versi che scriveva. E quindi la Silfide, che cos'è la Silfide? È uno spirito dei boschi in queste leggende, in una leggenda scozzese, uno spirito che si innamora di James, che è un principe già promesso sposo, che ha una fidanzata che danza in scena con lui, ma lei fa di tutto per far innamorare questo James. Ci riuscirà? Ma ovviamente la futura moglie non è molto felice della cosa, si rivolge a una strega, tra l'altro, che per avere un qualche aiuto, un qualche sortilegio, questa strega crea una sorta di sciarpa avvelenata con la quale James tenterà di, come dire, rapire questa silfide, ma il veleno non solo la ucciderà, le farà prima perdere le ali e poi la ucciderà. E intanto la fidanzata ha trovato un nuovo fidanzato, quindi questo è molto, come dire. Però in tutto ciò, cos'è la grande novità? È il fatto che Maria Taglioni è la prima ballerina a salire sulle punte. Punte che erano non delle macchine infernali perfette come lo sono oggi, ma se scorriamo ancora un pochino, possiamo proprio vedere le prime punte di Maria Taglioni che si era costruita da sola, erano quasi delle pantofole di seta con questi lacci che si legavano intorno alle caviglie. Aveva la punta imbottita di stracci, fondamentalmente lei riempiva questa ciabatta di stracci e riusciva a salirci sopra per pochissimo tempo e per veramente per fare dei passi molto semplici.
Prima dell'invenzione delle scarpette da punta veniva utilizzata una sorta di macchina del volo nel balletto, una sorta di impalcatura con un imbrago che la danzatrice indossava e che la faceva sollevare come se stesse sulle punte, facendola volare un pochino per tutto il palco. Da questo il desiderio di potersi muovere e arrivare veramente a poter danzare sulle punte, questo è un paio di scarpette di punte, da punta attuali, quindi vedete anche la differenza, però già nell'Ottocento diciamo che la scarpa si evolve molto. E quindi inizieremo ad avere il prototipo di quella che è la scarpetta attuale, che ha una suola di pelle, che può avere dentro un'anima di legno più o meno spessa, a seconda anche della linea, del collo del piede della danzatrice, che può, come dire, necessitare di più o meno sostegno, e una mascherina che noi diciamo di gesso. In realtà di gesso nelle scarpe da punta non ce n'è perché sono fatte di cartapesta incollata insieme appunto a tutta una serie ci sono dei tessuti, della carta. Adesso ci sono dei nuovi paia di punte completamente sintetici che si possono addirittura lavare in lavatrice, indistruttibili, che vanno molto bene per chi studia, perché comunque una scarpetta da punta, se utilizzata nel modo giusto, potrebbe durare da pochi giorni a poche settimane. Quindi quando a scuola di danza spesso capita che ci siano allievi che hanno lo stesso paio di scarpette di punte per un anno e poi dicono mi è cresciuto il piede, non mi va più e la scarpa è nuova, nuova. Ecco, con i ballerini professionisti calcolate che una prima ballerina le usa la sera dello spettacolo e poi le butta via perché sono già distrutte. Quindi, ma ovviamente ci balla sopra molto di più di quello che facesse Maria Taglioni nella Sylphide, diciamo. Però è interessante perché in Russia queste scarpe avranno, come dire, uno sviluppo ulteriore, diventando molto simili a quelle che utilizziamo oggi, lo vedremo anche in qualche immagine dopo, proprio perché vedremo a breve che la tecnica si evolverà tantissimo nell'Ottocento. Quello che però viene considerato, ah, ecco, altra cosa importante, grazie. Danza maschile, abbiamo detto che prima ballavano solo gli uomini. Dal momento che la donna diventerà la protagonista assoluta del balletto, l'uomo viene relegato a porteur, cioè a sollevatore di ballerine, proprio per dare sempre quest'idea della leggerezza. In questi pas de deux molto spesso ci sono delle prese in cui lei sembra veramente toccare terra solo per dei piccoli istanti e quindi l'uomo diventa un porteur. Da questo momento in poi la tecnica femminile si evolve molto e quella maschile rimane ferma, non regredisce ma rimane ferma. Tra l'altro, questa è proprio un'immagine di Sylphide che è ambientato in Scozia e quindi vediamo che James indossa il kilt tradizionale. Il vero manifesto del balletto romantico, però, è Giselle, che va in scena nel 1841, sempre a Parigi, e con la musica di Adolphe Adam e il libretto di Théophile Gautier. Viene considerato manifesto del balletto romantico proprio perché due nomi illustri, Théophile Gautier, che scrive il libretto, che era un poeta molto in voga all'epoca, e Adolphe Adam, che era un musicista francese molto famoso, firmano, come dire, collaborano per mettere in scena questo balletto. La prima ballerina Carlotta Grisi, una delle più grandi ballerine dell'epoca, anche lei italiana, come Maria Taglioni. Tra l'altro Carlotta aveva una sorella famosissima che era una cantante d'opera, la Giulia Grisi. Cosa di così interessante, così meraviglioso questo balletto? È il prototipo del balletto che sarà poi quello ottocentesco in cui la prima ballerina è tenuta ad un doppio ruolo, un ruolo femminile reale, tanto che nel primo atto, e il suo doppio soprannaturale, etereo, a volte maligno, come capiterà ad esempio nel Lago dei Cigni, nell'atto bianco. Così viene de definito l'atto bianco, come dire, la scena soprannaturale del balletto. Molto velocemente, la trama del balletto, di nuovo, è tratta da una leggenda di Heinrich Heine, da un poema, scusate, di Heinrich Heine che si rifà a una leggenda nordica, che è la leggenda delle villi. Chi sono le villi? Sono degli spiriti che appaiono di notte, sono spiriti di fanciulle morte prima del matrimonio, morte perché per cause naturali o di dolore.
e a volte tradite dai propri uomini. Che cosa fanno queste donne? Queste villi di notte appaiono nelle foreste e tutti i malcapitati uomini che passano di là verranno costretti a danzare fino alla morte, almeno che l'alba, non, come dire, non sopravvenga e li possa salvare la vita. Cosa c'entra questo con Giselle? Giselle è una ragazzina, è una contadina, il balletto è ambientato in un piccolo paesino della Renania durante la vendemmia. Giselle ama danzare e attira l'attenzione di un giovane che si aggira intorno a casa sua, che noi sappiamo essere un principe perché lo vediamo che si cambia d'abito per non farsi riconoscere, e però tra i due scoppia l'amore. Come dire, la corteggia, lei si innamora al primo colpo, i due si giurano eterno amore, danzano insieme, ma Ilarion, che è un guardiacaccia innamorato anche lui di Giselle, vede tutta questa scena e che cosa fa? Richiama la corte con un corno, quindi tutta la corte arriva, che erano fuori per una battuta di caccia, arrivano davanti alla casa di Giselle. Giselle danza addirittura per questa meravigliosa principessa, che poi noi sappiamo essere la fidanzata, la futura sposa di Albrecht, e questa principessa regalerà anche una collana in segno di gratitudine a Giselle. Le due si scambieranno, come dire, anche delle confidenze, dicendosi entrambe innamorate di due ragazzi bellissimi, molto felice, fin quando, appunto, grazie al guardiacaccia geloso, scopriamo Giselle e anche la futura moglie scoprono che il fanciullo di cui stanno parlando entrambe è il principe Albrecht, quindi di nuovo un altro tradimento anche qui. Cosa succede allora? Giselle impazzisce dal dolore perché è anche un po' cagionevole di salute, questo noi lo sappiamo dal libretto perché è la tipica fanciulla romantica, magra, eterea, un po' tisica anche se non è tisica in questo caso, ma cagionevole di salute. Noi sappiamo che il male del secolo in quell'epoca era proprio la tisi, tant'è che Giselle muore e ovviamente morendo diventerà una villi. La notte dopo il funerale, il principe si reca nel bosco, pentitissimo ovviamente, con un mazzo di fiori per andare a piangere sulla tomba di Giselle e chiederle perdono, ma è mezzanotte, quindi le villi escono dalle loro tombe e iniziano a, come dire, far danzare Albrecht cercando di ucciderlo. Giselle sorge dalla sua tomba, ma essendo ancora innamorata di Albrecht, chiederà alla regina delle villi di salvargli la vita. Lei ovviamente non lo vuole fare e quindi Giselle danzerà con lui fino all'alba, fino al momento in cui le villi sono costrette a rientrare nelle loro tombe e lui, seppur sfinito, avrà la vita salva. E qui ci sono le due versioni del finale. Nell'Ottocento, nell'originale, diciamo così, torna l'alba, torna la corte, torna la fidanzata e quindi noi immaginiamo che lui si sposerà come se niente fosse. Invece una versione più attuale di solito lascia finire il balletto con lui, come dire, pentito solo sulla scena e non sappiamo che cosa succederà dopo, forse ci piace un po' di più. Volevo farvi vedere un video proprio del pas de deux di Giselle dell'atto secondo. Sarebbe molto bello, ma non abbiamo tempo, vedere anche qualcosa dal primo atto, perché veramente per la ballerina è importantissimo, perché sono due personaggi completamente diversi, tanto che per tutto l'Ottocento si utilizzavano due danzatrici diverse. Anche Carlotta Grisi aveva Fanny Cerrito che aveva fatto la prima parte, lei Carlotta Grisi danzava la seconda, mentre consuetudine attuale è che la stessa ballerina dia prova di poter interpretare questo ruolo con le sue due facce diverse e soprattutto la scena della pazzia finale è un momento molto bello, molto drammatico, in cui tutte le grandi ballerine si cimentano. Qui vediamo il secondo atto, il pas de deux, Natalia Osipova e Carlos Acosta, Royal Ballet. Vediamo se si sente la musica. Forse dobbiamo aumentare un po'. Non si sente la musica. Allora, mentre cerchiamo di risolvere, intanto il costume, tutù bianco, che è lo stesso di Sylphide, che diventerà proprio il tutù romantico, fatto di tanti strati di tulle.
Semplicissimo, le villi non hanno le ali a differenza delle silfidi perché sono spiriti di fanciulle, mentre la l'acconciatura è molto simile, quello che viene chiamato bandò, questa onda di capelli che copre le orecchie, che è poi un'acconciatura tipica ottocentesca ed è proprio l'acconciatura tipica di Giselle. Aspetta un attimo, provo a Sì. vedere se forse qua devo agire. Qui è il volume del Qua video, è al è al massimo. massimo, sì. Vediamo un attimo qua. In questa qui, microfono. Forse questo. Grazie.
E non c'è più Però l'audio. io... Perché quando si mette l'audio sui video, poi non prende più il microfono, bisogna cambiare l'impostazione, credo. Facciamo questo, proviamo a vedere. Adesso ci sentite? Penso di sì. Sì, Sì, adesso adesso sì. sì. Sì, Ok, allora qua. Quindi anche quando c'era il video del balletto non mi avete sentita? no, abbiamo sentito solo Ok. il balletto. Perfetto, allora ripeto velocemente delle cose che abbiamo detto. Questo pas de deux, come avrete potuto osservare, era tutto giocato sulla leggerezza, sulle prese. Giselle quasi non toccava mai il pavimento, se non che per piccoli momenti o per essere sostenuta negli arabesque, questa figura che è proprio una figura tipica del balletto, dove c'è una gamba di appoggio e l'altra forma un angolo retto, appunto si chiama arabesque, che è proprio tipico anche del balletto ottocentesco. Dicevo che il tutù che Giselle e anche la Sylphide utilizzano è quello che viene chiamato il tutù romantico, cioè una gonna di tulle con più strati, proprio che dia questo effetto di vaporosità, soprattutto quando la ballerina salta, e che arriva a metà polpaccio, diciamo, lasciando solo visibili i piedi. Quindi in questo periodo si svilupperà moltissimo la tecnica di piedi, non saranno mai movimenti molto ampi, ma sempre molto veloci, che mettono in risalto appunto il lavoro dei piedi stessi, quelli che si chiamano pas bourrés, cioè questo movimento dei due piedi insieme sulla punta. La ballerina si muove, fluttua sul palcoscenico, sulle punte con le due gambe unite. Questo passo si chiama bourrés, appunto. E tutto questo con lo sviluppo della scarpetta da punta è anche dovuto proprio al fatto che non si potevano mostrare le gambe più di tanto in quell'epoca, fa sì che la tecnica si sviluppi per i saltini, i grandi salti e per il lavoro di bourrés di piedi, appunto. C'è anche un altro tutù che verrà, come dire, utilizzato in Francia, che è quello che noi chiamiamo Degas, perché è lo stesso tutù che Degas dipinge, indossato dalle sue ballerine nei vari quadri che lui esegue. Il Degas rispetto al tutù romantico è leggermente più corto, perché arriva sotto il ginocchio. Sono sempre più strati di tulle, può essere di colori diversi a seconda del balletto che si utilizza, però è più corto, appunto. Come arriviamo al balletto russo e ai tutù corti che noi conosciamo oggi? Dicevamo che con la nascita dell'Accademia di Francia si sviluppano, i maestri iniziano a girare l'Europa e nascono molte accademie in giro per l'Europa, appunto. Quella di San Pietroburgo nel 1738 diventerà a breve, come dire, la scuola più importante di balletto, e i balletti imperiali la compagnia di danza più importante dell'Ottocento, quindi togliendo questo primato a Parigi. Proprio perché Caterina II, sempre con questo intento, un po' come i principi rinascimentali, di, come dire, sottolineare la propria potenza attraverso le arti, inizia a commissionare, a chiamare tutti questi grandi artisti per creare dei balletti sempre più sontuosi a livello non solo di costumi e di scenografie, ma anche proprio che lasciassero a bocca aperta il pubblico per le grandi abilità dei danzatori. Quindi arrivano a San Pietroburgo Didelot Perrot, che era il coreografo insieme a Jean Coralli, era stato il coreografo della prima Giselle del 1841, quindi questi balletti verranno rimontati dai coreografi stessi in Russia. Saint-Léon, che era stato tra l'altro coreografo di Coppelia, un altro balletto che va in scena a Parigi, questo di una commedia di carattere molto più allegro rispetto a Giselle, però anche Arthur Saint-Léon si reca a San Pietroburgo e rimonterà lì i suoi grandi titoli. Il maestro dei maestri, come viene definito, Marius Petipa, era un danzatore francese che poi diventa maestro e coreografo, diventerà il più famoso di tutti.
Lui viene invitato a San Pietroburgo e diventerà direttore dei balletti imperiali, cioè della compagnia, insieme al principe Przewalowski, che era l'impresario, colui che era veramente quello che metteva, dava i fondi e metteva, come dire, creava la possibilità per creare tutto ciò che potesse stupire Caterina II. Petipa, Przewalowski e Tchaikovsky saranno un trio importantissimo per quello che riguarda la storia del balletto, perché proprio sotto Petipa e sotto la direzione di Przewalowski nasceranno i più grandi balletti russi. Prima di parlare dello specifico, due piccole cose. Intanto sul costume, sul tutù, vado un po' avanti. Grazie Marina. Scorriamo pure. Ok, lasciamo pure questa immagine. Questa è un'immagine di Odette del Cigno dove appare questo tutù che viene chiamato tutù imperiale. Perché si accorcia il tutù? Perché ovviamente la tecnica di balletto diventa sempre più evoluta e l'abilità delle gambe diventa sempre più grande e quindi il lavoro delle gambe va mostrato. E quindi è proprio il tutù russo che viene indossato per la prima volta ai balletti imperiali di San Pietroburgo, verrà chiamato tutù imperiale proprio per questo motivo, che verrà utilizzato nello Schiaccianoci, nella Bella Addormentata, quando, soprattutto quando la prima ballerina diventa veramente il personaggio principale e farà come dire, l'assolo oppure il passo due più importante di tutto il balletto. Ad esempio, i cigni hanno sempre il tutù corto bianco, però ad esempio in Schiaccianoci Clara, solo quando diventerà fata confetto, indosserà il tutù imperiale per danzare il Grand Pas de Deux. Cos'è il Grand Pas de Deux? È la forma, torniamo un po' su per favore, eccolo qua. E con la tecnica, dicevo, si sviluppa anche quello che è il pas de deux, cioè il momento in cui i due protagonisti danzano insieme. E in questi balletti russi avrà una forma specifica che ancora oggi ovviamente viene utilizzata. Intanto è il momento del Grand Pas de Deux è sempre il momento finale del balletto, quando c'è l'apoteosi della storia, è un festeggiamento ed è il momento in cui i due primi ballerini mostrano veramente tutte le loro abilità virtuosistiche. Come è composto un passo 2? Una forma fissa, c'è un'introduzione. Un adagio, che è il momento di passo a due vero e proprio, quindi quello che avete visto in Giselle, diciamo, dove il ballerino sostiene la ballerina, che fa cose tecniche molto difficili. Poi c'è una variazione sinonimo di assolo maschile, dove, siccome in Russia di nuovo la tecnica maschile comincerà a evolversi, a diventando veramente estremamente virtuosistica, quindi è il momento di far vedere attraverso i grandi salti e i giri, cosa il danzatore sa fare. Variazione femminile, solitamente una variazione di tecnica di punta è molto molto complicata. E una coda, cioè la coda, il finale del Grand Pas de Deux, che è un allegro, un finale molto virtuosistico in cui vengono eseguiti i 32 fouetté. E i fouetté sono come dire, una prima ballerina non può essere una prima ballerina se non è in grado di fare 32 fouetté perfetti, puliti sulla scena, che vuol dire almeno 60 in sala magari, oppure tutti doppi o tripli, poi lì dipende dall'abilità della danzatrice. Proprio a proposito dei fouetté, così li vediamo, possiamo vedere il link direttamente. Questo è il Lago dei Cigni. Aspetta solo un secondo prima di mettere l'audio. Lago dei Cigni, il primo titolo. Facciamo una prova a vedere se con questo, con quello che ho selezionato funziona lo stesso, se Sì. no, ecco. Mi sentite? No, non sento. Ok, lascialo Allora, andare e vado, poi sì, parlo vado, dopo. ok. Peccato che si senta così basso. Io adesso non ho camminato. In teoria non bisognerebbe, cioè dovrebbe sentirsi tutto sempre qua. Marianella, il mio idolo.
Non si sposta di un centimetro. Marianella Nunez, Royal Opera House, Luva di Montaghero. Adesso c'è la variazione. I giri di due. Possiamo togliere. Avevi. Ma adesso io non ho Mi sentite? Penso di sì. Ok. Benissimo. Sì. Aspetta, è partito un altro video, si vede. Aspetta, qua. È ripartito. Ok, no, togliamo pure. Allora, questa che avete visto è la coda del Grand Pas de Deux del cigno nero, che ci serve proprio per introdurre. Torniamo da noi. Sì, arrivo. Eccoci. Che ci permette di introdurre appunto i balletti, i grandi titoli di balletto, dei balletti di Tchaikovsky, appunto. Lago dei Cigni. Bella addormentata nel bosco e Schiaccianoci, appunto. Lago dei Cigni va in scena nel 1877 al Bolshoi, non a San Pietroburgo, e non ha un grandissimo successo. Diventerà il balletto famosissimo che noi ancora conosciamo nel 1895, quando proprio Petipa insieme a Lev Ivanov lo rimettono in scena e fanno una nuova coreografia per i balletti imperiali di San Pietroburgo. Il Grand Pas de Deux quindi non c'era quando, nella prima versione, diciamo così, del Lago dei Cigni, perché questa forma non era ancora stata, come dire, messa a punto da Petipa, e lui il fautore di questo grande momento. Il video che abbiamo visto riguardava il cigno nero, perché di nuovo il tema è romantico. In questo caso abbiamo una fiaba in cui grazie a un maleficio, delle fanciulle sono trasformate in cigni e Odette, la protagonista, è appunto una fanciulla trasformata da questo incantesimo dal mago Rothbart in cigno, che chiederà aiuto a Siegfried, al principe Siegfried, per essere liberata dal maleficio. Quando il principe fa una festa di compleanno, in questa festa di compleanno vengono invitate principesse da tutto il mondo affinché lui possa scegliere una sposa, Rothbard che cosa fa? Come dire, trasforma sua figlia Odile in Odette, però la trasforma e la fa apparire vestita di nero. Questo è il motivo per cui noi diciamo il passo 2 del cigno nero. Perché ovviamente è la stessa ballerina che interpreta i due ruoli, ma al posto dell'eterea e drammatica Odette, che si muove come un cigno usando le braccia come delle ali, in questo caso abbiamo Odile, appunto, identica, tanto che Siegfried ci casca e le giura eterno amore, pensando che sia Odette, e questo porterà poi all'epilogo tragico della storia. Ed è proprio il momento in cui il Grand Pas de Deux è il momento in cui Odile appare nel salone delle feste. Ovviamente Siegfried pensa di riconoscere Odette, i due danzano insieme e fanno questo passo 2 bellissimo, molto difficile, con la forma che abbiamo detto prima, e la coda è quella in cui la ballerina mostra i 32 fouetté. Il cigno bianco non fa fouetté, quindi Odette non gira, mentre Odile sì. E avete visto in questo video i primi ballerini del Royal Ballet di Londra, Marianella Núñez, che è una delle grandi superstar del momento, e Vadim Montagirov, che invece è un'attuale ospite del Royal Ballet, ma arriva dal Teatro Mariinsky, anche lui.
Quindi di nuovo la tematica romantica del maleficio, del soprannaturale, del lato bianco. In questo caso l'atto bianco è quello dei cigni, il secondo atto è il quarto nel caso del Lago dei Cigni, perché il primo si svolge a corte e il terzo anche. Quindi avremo non più i tutù corti, non tutù imperiali, ma tutù che riportano anche, cercano di imitare anche un po' i costumi dell'epoca. Primo balletto importantissimo di Tchaikovsky, la grande collaborazione in realtà inizierà con La Bella Addormentata, vi dicevo prima, perché quando Petipa mette le mani sul Lago dei Cigni è il 1895, quindi cronologicamente arriverà dopo lo Schiaccianoci, che è l'ultimo dei balletti che Tchaikovsky scrive. In cosa consiste questa grande collaborazione, che è la prima volta che si verifica proprio nella storia della musica e della danza? In generale, fino a questo momento, le composizioni per il balletto, tolta la musica di Adam per Giselle e poco altro, vengono sempre considerate un po' delle composizioni di serie B rispetto alla musica sinfonica, rispetto all'opera lirica soprattutto, perché il coreografo commissionava al compositore una serie di numeri di danza, un valzer, un adagio, un allegro, un altro valzer più lento, chiedeva un certo numero di battute perché lui aveva già in mente la sua coreografia e quindi l'adattava su questa musica che arrivava già bella e confezionata, senza, magari sì, c'era un po' di collaborazione, ma non era una cosa scritta a quattro mani. Quello che succede con Tchaikovsky e Petipa è un po' quello che succede con Puccini, Illica e Giacosa nell'opera, che succederà poi ancora dopo con Stravinsky e Balanchine, sempre nel balletto, cioè lavorare a quattro mani per creare un'unica opera d'arte. Quindi Petipa lavorava con i ballerini, ma Tchaikovsky era in sala, osservava e creava la musica sulla richiesta del coreografo, ma mettendoci del suo, ovviamente. Quindi nessuno dei due veniva frustrato dal lavoro dell'altro, possiamo dire. Tanto che la musica di Tchaikovsky ovviamente sarà la prima ad avere un valore sinfonico e autonomo rispetto al resto delle musiche da balletto, che se non le vediamo insieme alla parte visiva non hanno un grande interesse solitamente. Dei balletti di Tchaikovsky ci sono delle suite che vengono eseguite in concerto, perché è musica che ha la sua autonomia artistica anche senza rappresentazione visiva. Ed è veramente la prima volta che questo capita, è anche la prima volta che un compositore illustre, già famoso, si dedica a un'arte che veniva considerata un po' secondaria rispetto all'opera lirica, come può essere appunto il balletto. E a questo punto lascerei la parola a Elisabetta proprio per introdurre a livello musicale lo Schiaccianoci e poi ci rivediamo dopo. Eccomi qua, buonasera. Benvenuta Elisabetta. Grazie. Grazie, grazie. Ti chiedo se per favore puoi mettere la scheda Sì, didattica dello certo. Schiaccianoci. Qua. Eccola Schiaccianoci. lì. Ecco qua, ci basiamo un po' su questa traccia che avevamo già indicato, così che eravamo soliti, no, indicare nei nostri incontri. Allora, il contesto storico-culturale, capite, noi vediamo in questo momento degli input, perché la Russia dell'Ottocento potrebbe essere un corso di laurea. Adesso noi vogliamo solo ricordare alcuni punti importanti. Intanto, saranno le campagne napoleoniche a portare la Russia nell'Olimpo delle. Aspetta, 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 perché forse non ho condiviso lo schermo. Infatti, scusate, non avevo Ecco. condiviso lo schermo, scusate. Così. Ecco. Ecco, dicevamo nell'Olimpo delle grandi potenze europee. Si tratta di una società che soffre moltissimo della differenza tra le classi sociali. Basti pensare che la liberazione degli serbi della gleba avviene nel 1861 ad opera dello zar Alessandro II. E anche dal punto di vista proprio linguistico, questa differenza sociale è evidente. I nobili parlano francese, i bambini dei ceti sociali elevati parlano la lingua francese, imparano il russo dalla balia.
questa figura così dolce, delicata, così importante anche nella letteratura, in generale nella cultura russa, e sarà la Balia a trasportare, a trasferire ai bambini dell'aristocrazia il patrimonio invece nazionale. La musica in Russia, ecco, dopo l'apertura di Pietro il Grande all'Occidente e poi di Caterina la Grande, ecco, ci si affaccia all'Occidente, importando da un lato i grandi compositori che lavorano, per la corte, e per grandi compositori intendiamo gli italiani per l'opera, i francesi, come ha già ben spiegato Anna Maria, e i tedeschi, soprattutto per quanto concerne il repertorio sinfonico. C'è anche l'effetto opposto, cioè si mandano nel 1700 i servi della gleba nelle scuole occidentali affinché imparassero il linguaggio musicale di quello che era considerato un po' il centro della produzione culturale tout court. Nell'Ottocento invece nascerà un certo senso nazionale, ecco, del repertorio. Abbiamo due grandi nomi da fare nell'ambito letterario: Alexander Pushkin, il padre della letteratura russa, e dal punto di vista musicale invece Glinka, che con i suoi due titoli fondamentali più famosi, Una vita per lo zar e Ruslan e Ludmilla, indica ai suoi successori, ai suoi allievi, i due grandi filoni dell'opera russa, che sono quello storico e quello invece fiabesco, legato anche al folklore. Cosa succede quando arriva Tchaikovsky? Che abbiamo questa situazione. Abbiamo intanto i due fratelli Rubinstein, Anton e Nikolai, che hanno fondato i due importanti conservatori. Nel 1862 il Conservatorio di San Pietroburgo, e nel 1864 quello di Mosca. Tra i primi studenti ci sarà proprio Piotr Ilyich Tchaikovsky, che si diploma in composizione negli anni immediatamente seguenti. Poi c'è anche un altro gruppo che sono, ecco, i Rubinstein basano il loro insegnamento sulla tradizione soprattutto tedesca, comunque sono considerati occidentalisti. Nello stesso tempo nasce questa coscienza invece nazionale e si forma un gruppo importantissimo, il cosiddetto gruppo dei cinque, o per meglio dire il gruppetto famoso, quello di Cuiva, Balakirev, Borodin, Rimsky-Korsakov e il genio supremo che è Modest Mussorgsky, che invece basano tutta la loro produzione sulla tradizione autoctona. E anche il metodo di composizione e di trasmissione artistica cambia radicalmente. Non si tratta più quindi di accademia e di insegnamento ufficiale, ma di sperimentalismo. Tra di loro eseguono l'un l'altro, si fanno ascoltare l'un l'altro le loro composizioni, e il loro, come dire, slogan è "si impara componendo". Slogan che funziona benissimo a patto che ci siano dei geni a metterlo in pratica, perché voi capite. Ecco, in questa polarizzazione abbastanza accesa si va a collocare proprio Tchaikovsky, che sì ha una formazione accademica, ma che è russo fino alla punta dei capelli, cioè ogni cellula e ogni sua espressione mette le radici nella cultura in cui lui nasce. Certo, a differenza di Mussorgsky, che ci racconta il popolo russo, Tchaikovsky invece ci racconta piuttosto l'alta borghesia, forse anche la nobiltà, ecco, questo mondo un pochettino dorato, un pochettino ovattato, in cui lui vive, tra l'altro. Prima di passare a Tchaikovsky, vorrei ricordare che le composizioni, soprattutto di Mussorgsky e di Rimsky, arriveranno a Parigi alla fine dell'Ottocento e creeranno un caso. Molti compositori, tra cui Debussy, resteranno affascinati dall'uso della lingua russa abbinata alla musica, quindi lo studio dell'unione, di come la musicalità della lingua possa influenzare la creazione musicale. Ma Parigi, quindi, in questo modo è pronta per accogliere il fenomeno
primo Novecento, che saranno i balletti russi di Diaghilev. Diaghilev, un grande personaggio di cui forse Anna poi ci parlerà, che si porta dietro un giovane di belle speranze, il cui nome era Igor Stravinsky. E quindi il Novecento è aperto. Čajkovskij, dicevamo, se mi concedete un pochettino di tempo, vorrei parlare un attimo di lui. Allora, diciamo subito che Čajkovskij nella critica e nella recezione anche proprio del Novecento, forse anche del nostro secolo, è considerato un po' come un compositore eccessivamente sentimentale, un compositore che deve scontare il grande successo di pubblico, un po' come Puccini, ecco, che è stato considerato a volte troppo facile, troppo così snobbato un pochettino dall'intelligenza in generale. Ecco. Dobbiamo sfatare questo mito del Čajkovskij troppo facile. Senz'altro è un personaggio, è un uomo dalla sensibilità estrema e di questo si era accorto proprio la sua baglia, la Fanny, che da bambino lo aveva definito il bambino di vetro o un fiore di serra. La sua estrema sensibilità, la sua commozione addirittura all'ascolto, per esempio, di musiche che provenivano dalla tradizione occidentale, per esempio Don Giovanni di Mozart, oppure delle opere italiane, fanno subito capire che si tratta di veramente di un fiore di serra, un personaggio da un punto di vista dell'equilibrio emotivo molto, molto, molto fragile. Ciò nonostante segue i suoi studi alla scuola di giurisprudenza di San Pietroburgo, va a lavorare al Ministero della Giustizia, ma poi dopo il diploma in conservatorio la sua vita sarà quella dell'insegnante in conservatorio a Mosca e poi di compositore e direttore d'orchestra. Diventerà in breve uno dei compositori più famosi al mondo, le sue tournée in tutto il mondo spopolano. Da che cosa, ecco, nasce la sua ispirazione? Abbiamo già detto, dal canto popolare, dal canto sacro, ecco, molto importante perché il repertorio della Chiesa ortodossa è radicalmente diverso, naturalmente, da quello, delle chiese occidentali, dalla natura della Russia, e dalla cultura letteraria. Pensiamo per esempio che i due più importanti titoli operistici di Čajkovskij sono tratti da Pushkin, Eugenio Onegin e La Dama di Picche. Čajkovskij si dedica anche alla scrittura dei poemi sinfonici, seguendo un po' il filone alla Liszt. Ecco, questo non deve far pensare ad un compositore, come dire, senza disciplina, accademica, tutt'altro. La forma, imparata appunto nell'accademia, diventa, anche contenuto. Domina la composizione con una padronanza e una lucidità estreme. Oltre alla tradizione occidentale e alla passione viscerale per Mozart, uno dei suoi modelli dal punto di vista della sinfonia, lui scrive sei sinfonie e se non le conoscete, almeno le ultime tre sono assolutamente da ascoltare con grande, grande attenzione. Il suo modello in questo caso è Schumann. E poi appunto abbiamo detto musica da camera, opera e balletto. Spesso nel balletto il tema è quello della fiaba, è il mondo fiabesco un po' magico dei bambini. Lui non ebbe bambini, però era affezionatissimo ai nipotini, ai figli di Sasha, sua sorella Alexandra, e quindi si china con affetto, con grande perspicacia anche nel loro mondo. La sua musica esprime sicuramente gli stati d'animo, è quasi sempre una confessione interiore, ma è dominata sempre dall'amore assoluto e il controllo assoluto per la bellezza e per l'eleganza. Uno dei suoi temi ricorrenti è quello del fato, con il corrispondente opposto, cioè la fuga da un destino infelice e da come dire, un animo molto tormentato. La fuga è
proprio rappresentata spesso nell'amore estremo per la forma e per quello che possiamo dire è uno dei temi ricorrenti di tutta la musica dell'Ottocento, che è la danza, appunto, il valzer, che è presente anche nelle sue sinfonie. Abbiamo detto, tacciato di eccessivo sentimentalismo o di faciloneria, in realtà si tratta di un personaggio molto angosciato, questo sì, ma altrettanto consapevole di questa sua, con una sua autoanalisi molto severa di questa condizione. E questo lo collega con il decadentismo europeo. Ascoltiamo, per esempio, ascolterete voi, per esempio, il finale dell'ultima sinfonia, scritta proprio pochi giorni prima della sua morte, e questo finale che, a differenza delle tradizionali finali di sinfonia, di solito molto pompier e molto, come dire, sonori, si inabissa verso il grave fino alle note inudibili. Ecco, questo lo avvicina, per esempio, all'Otello di Verdi o al finale. Il secondo finale del Simon Boccanegra, ancora di Verdi, tutto il teatro del decadentismo, ai Kindertotenlieder maleriani, diciamo quello che Giorgio Pestelli definisce dannarsi l'anima a tempo di valzer, e tutta l'Europa lo sta facendo alla soglia della crisi del Novecento. Posso andare avanti ancora un pochino? Certo. Grazie. Vuoi mantenere la scheda Sì, o vuoi? Ah, grazie. sì. Ecco, perché a questo punto passerei appunto alla fonte letteraria. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, considerato uno dei padri del romanticismo, fu poeta, scrittore, compositore, direttore d'orchestra, critico musicale, disegnatore. Basta. Assume il terzo nome, Amadeus, proprio in onore di Mozart, che lui definisce il creatore dell'opera romantica, dando quindi una lettura del compositore viennese che durerà per tutto l'Ottocento. Nei testi di Hoffmann, e stiamo parlando nei testi letterari naturalmente, viene sondata quella zona di confine tra il sogno e la realtà, tra ciò che è irrazionale e ciò che è oggettivo, tra la notte e il giorno, con grandi dosi di magia che sconfina nell'horror o nel demonismo addirittura. Uno dei temi ricorrenti è quello dell'automa. Coppelia, che prima ha citato Anna Maria, è un racconto, è un personaggio del racconto L'uomo della sabbia di Hoffmann, il pupazzo animato che è poi Schiaccianoci. Schiaccianoci è uno schiaccianoci effettivamente, che però agli occhi della bambina diventa un principe. In realtà la storia è molto più inquietante, si tratta invece di un principe vero e proprio che è stato vittima di un incantesimo, di un maleficio. In questo Hoffmann è stato definito uno degli anticipatori della psicanalisi. D'altronde pensiamoci bene, io mi ricordo ancora quando facevo vivere le mie bambole. Hoffmann fa vivere i giocattoli, dà un'anima ai giocattoli perché così li vede il bambino. Quindi Clara, attraverso o Maria o Masha, non lo so, a seconda delle versioni, diventa grande attraverso l'interazione con questo personaggio. Dopo il sogno, la bambina non sarà più la bambina di prima, ma comincerà a essere una ragazza. Ecco, e quindi il personaggio di Drosselmeier, che è un po' inquietante, un po' cattivo, fa un po' di paura, è in realtà l'adulto che apre la via attraverso una sorta di rito di passaggio. Lo stesso racconto dello Schiaccianoci viene colto da Alexandre Dumas padre, che ne fa una storia invece salottiera, come dire, depurata da tutti gli aspetti un po' luciferini alla Hoffmann, e elimina, ecco, le parti più inquietanti. E sarà proprio questo racconto da cui prenderà spunto Petipa nella realizzazione del balletto. Ce lo racconti, Anna? Certo. Grazie. Allora un attimo, torna Anna Eccomi Maria. qua, change.
Allora, siamo alla vigilia di Natale a casa Stahlbaum, una famiglia tedesca in cui i due piccoli di casa, che sono appunto Maria e Fritz, in Hoffman la protagonista si chiama Maria e ha una bambola che si chiama Clara, nella versione dei balletti a volte si chiama Maria o Masha, che è il diminutivo russo di Maria, oppure Clara. Quindi, insomma, è la stessa cosa. Il nome Clara deriva dalla favola, perché la bambola, una delle bambole appunto della protagonista, si chiama così. Sono, dicevo, i bambini, insieme ai bambini degli invitati a questa festa della vigilia di Natale, sono tutti in gran fermento in questa casa addobbata con un grande albero in cui tutti portano i regali. Finalmente arriva lo zio Drosselmeier, che è questo zio appunto strano, un po' misterioso, che fa un po' paura, che ha questa passione per le bambole meccaniche e lui stesso costruisce degli automi e porta dei pacchi. Pacchi per i bambini, in uno c'è una bambola di Arlecchina, in una c'è un soldatino che è per Franz, in un'altra c'è uno schiaccianoci che ha la forma, è un vero schiaccianoci, ma ha la forma di un soldatino anche lui, che attira subito l'attenzione di entrambi i bambini, tant'è che litigando Franz e Maria lo rompono e quindi Drosselmeier dovrà aggiustarlo. La festa finisce, Maria va a dormire con i suoi regali e inizia una sorta di sogno. Un sogno che in realtà è quasi appunto una rappresentazione un po' del suo inconscio, perché in alcune versioni di questo balletto vediamo proprio la stanza di Masha che diventa sempre più grande, quindi le pareti si allungano, l'albero di Natale diventa grande, tutto per creare questa sensazione un pochino angosciosa. E questa stanza si riempie di topi, topi non topolini, ma topi molto grandi che sono interpretati da ballerini, ovviamente. Questi topi così grandi e così spaventosi a un certo punto verranno, come dire, scacciati, grazie ai soldatini di Franz che diventano veri soldattini e a Schiaccianoci che diventa un vero principe, capeggiando tutti i soldatini riusciranno a mettere in fuga e a uccidere il re dei topi, appunto. Questo succede verso la fine del primo atto. Da questo momento in poi, Masha viene, come dire, si innamora quasi di questo principe bellissimo e lo segue oltre le pareti, si ritrovano in una foresta incantata, nella quale viene giù una nevicata che diventa quasi una tormenta. E qui c'è uno dei brani più famosi dello Schiaccianoci, che è proprio la danza dei fiocchi di neve, in cui le ballerine del corpo di ballo e alcune soliste iniziano a danzare molto vorticosamente, ma i due protagonisti riescono a fuggire e quindi a salvarsi da questa tormenta. E nel secondo atto finalmente fanno il loro ingresso in un regno molto particolare, un regno dei dolci, in cui come dire, ci sono cortigiani che arrivano da tutto il mondo e rappresentano dolci che arrivano da tutte le parti del mondo, e la regina assoluta in realtà è la fata confetti. E guarda caso, Clara o Masha si ritroverà trasformata lei stessa nella fata confetto e nell'apoteosi del balletto con il suo principe Schiaccianoci danzeranno insieme. E il secondo atto, tra l'altro, è un momento molto bello a livello musicale, non solo, tra l'altro ne esiste una suite sinfonica proprio di queste danze del secondo atto, ma ci sono molti dei numeri musicali più famosi di tutto lo Schiaccianoci, come il valzer dei fiori, la danza cinese, la danza russa, la danza araba. E la stessa variazione della fata confetto, che viene eseguita con uno strumento che, posso dirlo io, che Tchaikovsky aveva visto a Parigi e che fa arrivare in gran segreto a San Pietroburgo, proprio perché non voleva che nessun altro compositore lo utilizzasse prima di lui, uno strumento che si chiama celesta e che ha un suono molto cristallino, molto magico, sulla quale appunto la fata confetto danzerà il suo assolo nel Grand Pas de Deux.
e dopo vedremo anche questa cosa. E ovviamente tutta questa festa finisce e la piccola Maria si ritroverà nella sua stanza con in mano il pupazzo del principe Schiaccianoci, una poco sarà cresciuta, diciamo così, sarà entrata in una nuova fase della sua vita. Per quello che riguarda gli interpreti del balletto, nella tradizione russa in generale, già da Petipa Ivanov in poi, la bambina viene interpretata da una piccola allieva della scuola. Quindi Masha o Clara bambina nel primo atto e Franz sono reali bambini, allievi dell'Accademia solitamente. Poi, durante il valzer dei fiocchi di neve, iniziamo a vedere questa trasformazione. Per cui improvvisamente Maria è cresciuta, sarà sempre in camicia da notte, ma un po' più alta di prima solitamente, e poi si trasformerà in fata, quindi indossando il suo tutù imperiale rosa confetto, appunto, per il secondo atto nel regno dei dolci, appunto. Vediamo in questi balletti anche come si evolve non solo la tecnica, ma anche il balletto ha una struttura sempre più complicata, perché ci sono dei numeri scritti solo per il corpo di ballo il cui livello tecnico è diventato altissimo. Ci sono dei numeri scritti per i solisti, ad esempio quando l'assolo della bambola Arlecchina oppure del soldatino, il regalo del primo atto, sono dei solisti, che sono delle figure professionali, diciamo, che sono più del corpo di ballo, ma meno dei primi ballerini. Diciamo che un ballerino viene assunto solitamente in una compagnia di danza, di balletto classico, intendo, come corpo di ballo, e poi, se ha le doti e la capacità necessarie, pian piano può, come dire, diventare prima demisolista, solista, poi primo ballerino e poi essere eventualmente consacrato ad étoile, che significa ballerino assoluto, e quindi essere poi invitato anche, come dire, a danzare in altre compagnie. In Russia si chiama ballerino assoluto, in Europa noi diciamo di più étoile, però è la stessa cosa, diciamo, è proprio quella che è la superstar, che può danzare tutto quello che vuole senza nessuna difficoltà. Molti rimarranno sempre solo nel corpo di ballo, non è, come dire, uno scatto di carriera garantito, ovviamente molto dipende sempre dalle doti e dalle capacità dei danzatori. Questo per quello che riguarda Schiaccianoci, quindi la storia, quando lo spettacolo va in scena non ha successo, ma è un successo piuttosto contenuto rispetto a quello che poi assumerà nel corso degli anni. E tra l'altro va in scena a San Pietroburgo, ma noi non dimentichiamo che in quegli anni c'è un'altra scuola importantissima di balletto, che è il Bolshoi di Mosca, e sono ancora oggi le due grandi compagnie che detengono, come dire, il primato del livello del balletto russo. Però ogni città in tutta la Russia, ma anche in quella che una volta era Unione Sovietica e oggi sono stati separati, diciamo che hanno un'accademia di danza di impostazione russa. La grande maestra all'epoca era la Vaganova. Vaganova è anche il nome della tecnica russa. Si fa tecnica Vaganova se si studia in Russia. Vedremo che c'era anche la tecnica Cecchetti, perché Enrico Cecchetti era un maestro italiano di quell'epoca molto famoso. E poi oggi ogni, diciamo così, ogni stato ha una sua scuola, ma il tutto, lo stile russo, è Vaganova in particolare, è riconoscibile proprio per la bellezza, la lunghezza delle linee delle danzatrici, per la forma dei piedi, per la velocità dei piedi nella tecnica, le gambe molto alte, per tutta una serie di cose. Quindi queste accademie sono veramente, da quando furono create, delle fornaci da cui vengono forgiati dei ballerini meravigliosi. E tra l'altro, proprio nella Russia di cui parlava Elisabetta, nella borghesia, mentre se una volta danzavano i nobili, ma non a livello professionale, dal momento che nasce la figura professionale, i nobili non lo possono più fare, ovviamente. Quindi diciamo che la maggior parte dei danzatori arrivano dalla, dalla, dai, dai
insomma, dalla borghesia. E per la famiglia borghese perfetta l'ideale era avere una figlia ballerina che studiasse al Bolshoi o al Mariinsky e un figlio nella scuola dei cadetti, e quindi questa era la combinazione perfetta. Ricordando tra l'altro che erano scuole statali e quindi i momenti in cui le famiglie erano anche molto numerose, togliersi da casa dei figli che andassero a studiare in queste accademie era anche a volte, ahimè, una necessità, solo che ovviamente ci si accedeva anche per audizione. E quindi questo era un pochino il mondo di quell'epoca. Un'altra piccola cosa prima di vedere dei video, poi se tu vuoi aggiungere, anzi Elisabetta, vieni vicino così puoi aggiungere. Nei balletti, sia per quello che riguarda Schiaccianoci e Bella Addormentata, sono veramente due favole occidentali che vengono riprese e raccontate. Il Lago dei Cigni forse è il più russo dei tre balletti che Čajkovskij scrive, soprattutto gli atti bianchi, quando Odette, le fanciulle Cigno, danzano su questo lago nebbioso di notte. Viene veramente fuori tutto l'animo russo in questa musica, si sente veramente con l'oboe, che è la voce del cigno, anche negli assoli di violino che accompagnano i passi a due, si sente veramente moltissimo l'anima russa di Čajkovskij. Nelle favole, invece, in particolare, vediamo anche la Il cosmopolitismo. cosmopolitismo, pardon, un attimino, il cosmopolitismo di Čajkovskij, tanto che molte danze vengono introdotte, anche nel primo atto dello Schiaccianoci ci sono sì valzer, il valzer era l'espressione tipica della borghesia un po' in tutta l'Europa, ma poi ci sono delle altre danze, tipo la polonese, la polacca, che era un'altra danza europea, ci sono delle mazurche, che vanno a connotare anche delle regioni di provenienza specifiche. Così come nel secondo atto, ad esempio, in questo regno dei dolci c'è una danza araba che in realtà a volte viene chiamata il caffè, una danza cinese che viene chiamata il tè, una danza spagnola che viene chiamata la cioccolata. E per quello che riguarda la gestualità, soprattutto per quella che viene chiamata danza araba, che in realtà per come vengono utilizzate le mani, in questo modo sembra più una danza indiana. Čajkovskij non era mai stato né in India né in Arabia Saudita, ma attraverso i dipinti si cercavano di ricopiare, di riprodurre, anche Petipa non c'era mai stato, ma le movenze tipiche che si potevano immaginare vedendo le figure delle danze in questi dipinti. Danza, Posso sì, vai. dire una cosa? È interessante, per esempio, prima abbiamo parlato del gruppo dei cinque, no? Rimskij-Korsakov che scrive Scheherazade o che si dedica a questo orientalismo. Ricordiamo la geografia anche della Russia, che confina con la Polonia e poi va a finire davanti al Giappone, quindi attraversa tutto il Medio e il lontano Oriente, assorbendo anche queste tradizioni e rielaborandole in un linguaggio suo. Questo è un ruolo fondamentale della musica russa. E poi Certo. vorrei dire un'altra cosa, ma ti lascio finire questo discorso qua. No, dicevo appunto quello che chiamiamo esotismo, anche a livello proprio visivo, coreografico, non so, in tutti i balletti di quest'epoca ce ne sono anche altri della tradizione imperiale, tipo la Bayadère, che è ambientata in un'India, come dire, immaginifica. Le ballerine utilizzano queste posizioni, e magari hanno il corpetto, ma sotto hanno sempre il tutù, quindi i costumi in realtà non cercano di riprodurre sempre anche questa appartenenza. I cinesini si muovono con due dita così, non esiste nessuna danza cinese popolare in cui vengono utilizzate le dita così, ma nel repertorio ottocentesco i cinesini si muovono così, con la testa in questo modo, usando un ventaglietto, come vedremo a breve nella danza cinese. Poi c'è una danza russa, ovviamente, dove invece il ritmo è quello delle danze tipiche russe maschili, dei cosacchi, dove i ballerini, solitamente sono tre uomini, danzano facendo dei salti acrobatici con questi stivaloni appunto da cosacco. E la danza spagnola, ovviamente, sentiamo delle nacchere, sentiamo la ballerina utilizzerà dei ventagli, avrà la sua mantiglia, quindi cerca di collocare, di farci viaggiare un pochino anche attraverso la musica.
Lo stesso avviene nel secondo atto nel terzo atto del Lago dei Cigni, con l'arrivo delle principesse da tutto il mondo che vogliono sposare il principe Siegfried. Abbiamo un'italiana che ballerà una tarantella, una principessa polacca che balla una polonese, un ungherese che balla la mazurka e via dicendo. Insomma, questo è un modo di viaggiare attraverso queste danze, attraverso alcuni costumi che sono più o meno inventati. Per quello che riguarda poi il balletto in punta, prevedono quasi sempre comunque il piatto, cioè il tutù imperiale, e magari solo qualche dettaglio nella parte superiore che possa ricordare un pochino di più quello che è veramente. Possiamo vedere qualche Sì, piccolo frammento? volevi dire Volevi sì, vole, aggiungere una sì, cosa, volevo però, aggiungere una Elisabetta? cosa velocissima perché poi ci aspetta Orto. Sì. Una cosa che lancia Tchaikovsky nel Novecento più che nell'Ottocento, due elementi. Intanto la ricerca timbrica, molto molto accurata, il cesello, gli impasti timbrici che piaceranno poi molto ai compositori successivi, la leggerezza della sua orchestrazione, non c'è appesantimento, ma c'è piuttosto leggerezza, soprattutto nei pezzi brevi. Il secondo aspetto, il fatto di essere costretto dalle regole ferree di uno spettacolo che è il balletto, che è molto più limitante della sinfonia o dell'opera lirica e che era considerato un vincolo che i grandoni del romanticismo mal avrebbero sopportato, e difatti non ci si dedicarono. Ecco, questa costrizione lancia proprio Tchaikovsky verso il Novecento. Stravinsky dirà: più ho delle regole che limitano la mia composizione, e più io trovo spunto per la mia creatività. Non a caso Stravinsky poi scriverà Le Désir de la Fée, che è appunto un omaggio sulle musiche di Tchaikovsky, a questo grande suo predecessore. Allora, io Ok, condivido lo sì, schermo. andiamo a vedere un pezzettino, non tutto perché è troppo lungo e non ci siamo come tempi, del valzer dei fiocchi di neve, E questo che è qua? questo Sì. qui. Questa è la versione coreografica di Georges Balanchine, che è stato un grandissimo ballerino e soprattutto un grande coreografo. Inizialmente lui inizia come danzatore nei balletti russi di Diaghilev e poi sarà un grandissimo coreografo, come dire, in accoppiata con Igor Stravinsky, perché comporranno a quattro mani dei balletti meravigliosi. E Balanchine fa una sua, è vero, una sua versione dello Schiaccianoci per il New York City Ballet, di cui è diventato direttore artistico, perché Balanchine porta il balletto classico russo in America, fondando una scuola americana, quindi che segue anche un po' le caratteristiche fisiche delle danzatrici americane, e inizia a lavorare sulla velocità, la tecnica sulla velocità. Vado. Andiamo pure. Non capisco come mai il volume sia così basso. Ma il volume del Secondo computer, credo. me. Dobbiamo Tenlo già al sopravvivere, massimo. scusa. Abbiamo 3 quarti d'ora. Ok, ma io che sono velocissima però. No, cioè farò un discorso più su una parte introduttiva, Sì. magari. Vediamo un minutino, poi andiamo alla danza cinese. Ah, che bello. Che dura poco, dura un minuto e mezzo. Sì, praticamente non si sente niente. Eh sì, anche noi ce ne Perché accorgiamo. forse è una questione di quando fate condividi, bisognerebbe fare condividere, cioè bisognerebbe cambiare l'impostazione rispetto al microfono. Proviamo a vedere se riusciamo, un secondo. Perché mi sembra che Grazie. forse è questo qua. Forse sì. Proviamo così. Dunque. Siamo qua. Sì. Mi sembra che vada meglio. Sì, grazie. Ci sentite parlare? Ah sì, bene, quindi Anna Bene, Maria se vuol dire qualcosa. ok. Tra l'altro qui c'è una difficoltà aggiunta, che è questa fitta nevicata, che in questo caso credo sia carta, a volte si utilizza della carta tritata molto finemente o del Mamma mia. polistirolo, a volte
Ci sono anche delle nevicate fatte con la schiuma, no, ma non si possono fare nel caso del Valletto perché il pavimento diventerebbe troppo scivoloso. Non abbiamo detto nulla a livello proprio di quello che riguarda il luogo in cui si danza. Il palcoscenico viene rivestito da una sorta di piattaforma di legno. Il pavimento per danzare deve essere elastico, non un elastico come quello della ginnastica ritmica, ma sufficientemente elastico per permettere ai ballerini di non subire traumi durante i salti. E questa struttura di legno viene poi chiusa, coperta con un tappeto che viene di linoleum, che viene chiamato arlecchino, a vari nomi a seconda delle località in cui ci si trova, però è un semplice linoleum antiscivolo, antiriflesso, che permette ai danzatori di non scivolare, crea un attrito sufficiente. Le ballerine, per avere più aderenza sul pavimento quando usano le punte, utilizzano la pece, che è la colofonia, la stessa resina che i violinisti utilizzano sull'archetto. Viene in realtà polverizzata sotto le scarpette, creando appunto questa resina appiccicosa che serve a non scivolare ulteriormente sul palco. Tra l'altro qui Tchaikovsky fa un utilizzo del coro di voci bianche nel valzer dei fiocchi di neve, quindi anche noi sentiremo il nostro coro qui a Torino, che di solito viene posizionato in buca d'orchestra. Ok, siccome è molto lungo questo valzer, saltiamo al secondo atto. Questa è la fine del primo atto, quando appunto a un certo punto appariranno Schiaccianoci e Clara. Andiamo a Sì, Mariinsky, questo qua. continuate a sentirci bene, vero? Sì. Benissimo. Ok. Mariinsky, Quindi questo? sì, Danza dei fiocchi di neve è il fine del primo atto. Qui siamo nel secondo, c'è già stato il valzer dei fiori, che è un celeberrimo brano per il corpo di ballo, e qui abbiamo la danza cinese. Questa è la versione del Mariinsky, vedete che c'è un che di settecentesco comunque nei fumi degli invitati. Le cinesserie del Settecento? Esatto. Ok. Ottavino. Lei salta sulle punte. Condiviso. Ok, andiamo a aspetta, prova a mandare un po' avanti, che forse c'è anche la danza russa. Manda un po' più avanti. No, ok, andiamo a Fata Confetto, se no non ce la diamo poi il link da dove. Sì. Però chiedi se ci sono Ci ancora. sentite? Sì. Sì, guardo, si Ok. suonano benissimo. Ok. Allora, saltiamo la danza russa, la vedrete in diretta poi in teatro. Andiamo alla danza della Fata Confetto, appunto. Qui la grande novità, lo strumento mai sentito tra l'altro in tutta la Russia, che è la celesta. Questa è la versione del Royal Opera House. Molto ricca nei costumi, vedete, Fata Confetto diventa una dama settecentesca, almeno nella parte superiore del costume, però non si può fare a meno del tutù.
Tra l'altro, una cosa che non ho detto, ma che forse vi state chiedendo, è la coreografia. Allora, questa è la coreografia Ivanov Petit Pas, però io poi vi dico, questa è la versione del Mariinsky, questa è la versione del Royal Ballet. Come si fa a tramandare, come si faceva a tramandare una coreografia, visto che con la musica è più facile perché ci sono gli spartiti, è tutto scritto lì, mentre nella danza non è esattamente la stessa cosa. Abbiamo visto che in Russia sono andati i coreografi francesi e hanno insegnato, hanno rimontato i loro balletti in Russia, ma poi una volta che il coreografo muore, perché gli anni passano, come si fa? Allora, si è andati avanti per molto tempo, con una sorta di, come dire, passaggio da una ballerina all'altra, da un maestro all'altro che avevano interpretato il ruolo. In questo modo i ruoli sono stati tramandati. In Russia però è stato anche inventato proprio da Petit Pas una sorta di scrittura che si chiama coreologia, su cui sono stati annotati questi balletti, una sorta di pentagramma che in realtà ha 6 linee, su cui con stanghette, cerchietti, linee si crea, si riscrive la coreografia. Ora, nelle accademie gli allievi ballerini imparano a leggere questo tipo di spartito, chiamiamolo così, che però viene utilizzato proprio solo per i balletti di repertorio della Russia, perché è un loro linguaggio. Altrimenti si è sempre, come dire, trapassato oddio, cosa sta succedendo qui? Aspetta, perché c'è questa cosa che ogni tanto Ok, vuole. ferma pure, togliamo pure. E dicevo. Il modo, fino a quando non è stato creato il video, noi ora, i coreografi ora hanno anche sempre una base video sulla quale guardare, però all'epoca non esisteva, di conseguenza il passaggio avveniva da un maestro al proprio allievo, che poi diventava primo ballerino, riconosceva il ruolo e a sua volta lo insegnava ai ballerini della generazione successiva. Ovviamente la base è sempre quella, se voi guardate le varie versioni la coreografia coincide quasi sempre almeno al 90%. Ci sono poi delle piccole cose che sono le parti più virtuosistiche che venivano variate, magari a una ballerina veniva meglio fare un determinato passo, quindi lei lo faceva così, magari al ballerino successivo in quel momento farà qualcos'altro oppure proverà a fare quello che faceva il ballerino precedente in quel ruolo, magari abbellito, o semplificato, o reso più difficile a seconda delle proprie, come dire, qualità. Quindi questo è stato un po' il modo di lavorare fino all'avvento, alla fine dell'Ottocento e i primi Novecento, diciamo all'avvento del cinema, quando è stato possibile iniziare a filmare, a riprendere per poter poi utilizzare questi filmati per ricostruire gli spettacoli o delle foto anche. Se no, in Russia ci sono appunto i coreologi che sono coloro che scrivono, e questo si impara a scuola, imparano a scrivere una coreografia. Ora, il balletto imperiale, andiamo avanti così Sì, ci leghiamo al benissimo. prossimo titolo. Il balletto imperiale ha una fine che coincide con la rivoluzione russa nel 1917. Tutto ciò che era retaggio imperiale viene spazzato via dalla rivoluzione. L'Accademia di Danza viene chiusa, la compagnia viene sventrata completamente, e i ballerini iniziano ad allenarsi di nascosto, nei sottoscala, o devono fare altri lavori, come nel caso di Balanchine, che era appunto allievo ballerino della compagnia, ma lui studiava anche al conservatorio, tanto che per molto tempo era molto indeciso se fare il direttore d'orchestra o fare il ballerino. Questo ci dice anche che era molto dotato in entrambe le capacità. Aveva entrambe le capacità. E durante la rivoluzione russa si ritrova a fare il pianista in alcuni cinema che trasmettevano dei film che arrivavano in Russia, come dire, dall'Europa un po' in gran segreto. Ovviamente il cinema sonoro non era ancora stato inventato e come dire, i filmati cinematografici venivano accompagnati dalla musica dal vivo, quindi questo dava lavoro a Balanchine. In questo periodo però Baciami. eccoli qua, in Ciao. questo periodo di rivoluzione, diciamo con i primi del Novecento, c'è un'aria nuova che non copre solo le altre arti, ma anche il balletto. Tutto ciò che era retaggio del balletto classico in qualche modo si deve superare. La costrizione della scarpetta da punta o dell'utilizzo del tutù diventano, come dire,
molto limitanti a livello espressivo, così come dover raccontare un balletto con una trama, quindi utilizzando la pantomima. E in questo momento, soprattutto per quello che riguarda gli Stati Uniti d'America e la Germania, iniziano a nascere alcune correnti, diciamo così, per quella che verrà considerata la nuova danza moderna. Danza moderna o danza libera, libera dalle scarpette da punta, libera dal tutù, quindi è molto e soprattutto libera dalla trama. Da questo momento in poi non verranno più utilizzate, o per la maggioranza dei casi non verranno più utilizzate delle musiche scritte apposta per un balletto con una storia molto complicata come questi balletti ottocenteschi, ma spesso i nuovi coreografi inizieranno a utilizzare delle composizioni già esistenti di musica sinfonica, di musica da camera, cercando di dare a queste composizioni un nuovo significato espressivo attraverso il movimento. E su questo, ad esempio, i balletti russi, chi sono i balletti russi di Diaghilev? Sono una compagnia che nasce proprio alla fine dell'Ottocento, grazie a Sergei Diaghilev, che è questo impresario lungimirante che porta in Europa per una tournée questo gruppo di danzatori russi, li porta a Parigi, portando, come dire, molta della musica russa e della tradizione russa in Francia. Ovviamente tutto ciò non si era mai visto prima, diventa una novità estrema e da quel momento in poi i balletti russi diventano un vero e proprio fenomeno culturale. Non solo perché danzano sulle punte, ma danzano anche scalzi, quindi utilizzano un linguaggio del corpo differente, ma perché, ad esempio, si avvalgono di scenografi del calibro di Pablo Picasso, per dirne uno. Quindi, oppure compositori come Igor Stravinsky, che molto giovani vengono portati a Parigi da Diaghilev, porteranno in scena delle composizioni. Pensiamo solo allo scandalo della Sagra della Primavera, questa composizione così nuova, così selvaggia e rumorosa alle orecchie dei parigini, tanto che fu il fenomeno del momento, un insuccesso totale, tanto che si racconta di Stravinsky dietro le quinte che deve urlare i conti della musica ai ballerini che non riescono a sentire la musica dalla buca dell'orchestra per quanto il pubblico sta urlando e fischiando perché scioccati e sconvolti da questa grande novità. Quindi, insomma, il bersaglio è colpito, purché se ne parli, e dei balletti russi si parlò per almeno un ventennio, tanto che poi, durante la rivoluzione russa, loro riescono in qualche modo ad abbandonare la Russia e a trasferirsi definitivamente in Europa, molti di loro, e i balletti russi saranno questa grande istituzione, poi diventeranno balletti russi di Monte Carlo e avranno sede appunto a Monte Carlo e andranno avanti fino agli anni 40. Balanchine, appunto, era uno di questi danzatori, collaborerà strettamente con Igor Stravinsky, come avevano fatto Petipa e Tchaikovsky, quindi per la seconda volta nella storia della danza, creando balletti come Apollon Musagète, oppure lo stesso Baiser de la Fée, che è un grande omaggio a Tchaikovsky, oppure Jeu de Cartes o Agon, che sono delle composizioni che poi entrambi si trasferiranno negli Stati Uniti e creeranno per il New York City Ballet, che è la compagnia che Balanchine fondò, la prima grande compagnia americana di balletto. Danza libera, dicevamo, il nome più importante per quello che riguarda la danza libera di quegli anni è Isadora Duncan, che era una danzatrice americana, californiana, nata nel 1877, che proprio in Germania inizia a studiare con Laban, che era un altro maestro tedesco, come dire, fautore di questa nuova danza libera, e lei diventerà molto famosa per le sue esibizioni, perché lei non voleva nemmeno il teatro, qualunque luogo le esprimesse qualcosa, per lei era un palcoscenico, poteva essere una spiaggia, poteva essere il Partenone ad Atene, poteva essere una piazza, e danzava a piedi nudi usando queste tunichette che ricordavano molto quelle che si vedono dei bassorilievi dell'antica Grecia, e nel suo movimento ricercava l'onda, quindi con le braccia, un'onda espressiva. Non era importante la trama, ma la sensazione e il sentimento di quello che si voleva esprimere. Quindi, da questo momento in poi, anche nel balletto classico, che continuerà ad esistere, si parla di balletto neoclassico, si parlerà di coreografie come quelle di Stravinsky-Balanchine, in cui la trama non c'è.
ci sono magari dei titoli che ci fanno pe presagire, pensare a una storia, ma in realtà la storia è fatta solamente di immagini, di evocazioni, di sentimenti, di situazioni che ci portano a quello che il titolo del balletto stesso ci chiama. Da questo momento in poi qualunque musica va bene per essere danzata e quindi abbiamo, in questo sì, rientra anche il nostro discorso sui Carmina Burana, perché Carmina Burana è una cantata scenica, quindi si prevedeva l'uso di cantanti, di un coro, di mimi, di ballerini, ma non era un balletto e non è scritta necessariamente per essere, come dire, rappresentata in forma scenica. La prima a mettere in scena i Carmina Burana sarà Mary Wigman proprio in Germania nel 1943. Non esiste un video, purtroppo, di questa prima produzione coreografata. Ci sono solo gli appunti della Wigman, che era un'allieva di questa scuola di Lipsia, di Laban, dove si studiava questo nuovo tipo di danza, di espressione coreutica sulla danza libera. E quello che sappiamo è che lei si trovò con dei ballerini di formazione molto classica, con i quali non aveva avuto molto tempo di provare, di conseguenza lei aveva scritto, fatto degli schemi di tutto quello che doveva essere, proprio perché diceva: io devo arrivare lì e lavorare nel poco tempo che mi rimane con questi ballerini, perché non c'è tempo di creare, di elaborare con loro come il nuovo concetto della danza moderna richiederebbe. Nella danza moderna si lavora molto anche con il danzatore, col performer, di modo da cercare insieme al coreografo alcuni sentimenti, sensazioni, emozioni, mentre qui lei arriva con uno schema già fatto. Di questo schema sappiamo che il cerchio era molto utilizzato, che segue proprio l'andamento circolare della struttura, appunto, compositiva dei Carmina, e questo cerchio che simboleggia anche le fasi della luna, le fasi della vita, della fortuna, di tutto quello che poi vedremo nei Carmina. Prima di lasciare la parola a Elisabetta, dico solo due parole appunto sulla coreografia che noi vedremo invece qui, che è di un coreografo russo che si chiama Ilya Ilyov, se non sbaglio, sì, Ilya Gvoj, che è un ballerino formatosi al Mariinsky, appunto, un coreografo che lavora con tantissime compagnie anche in Europa, non solo in Russia, in Georgia, e ha creato una sua versione molto affascinante. Lui fa anche il regista, non è solo coreografo, e quindi ha messo in scena il coro in questo caso. Il coro non è in buca, non è fisso seduto, non è neanche seduto, ma sta su dei ponti mobili sulla scena, quindi parti del palco che si muovono, si alzano e si abbassano, permettendo al coro di mescolarsi a volte con i danzatori, di fare anche dei piccoli movimenti con le braccia a tempo con i danzatori, e quindi l'aspetto visivo è veramente molto molto affascinante. E lui utilizza entrambi i linguaggi, sia quello del balletto classico, perché vedremo che ci sono delle coppie che ballano in punta, quindi su un movimento di balletto neoclassico, e la danza contemporanea, in questo caso non a piedi nudi, utilizzando le scarpette, le mezze punte, come le chiamiamo, che sono le scarpette di tela che usano sia gli uomini che le donne, e con un movimento del corpo che non è propriamente classico. La cosa bella della danza neoclassica e del balletto neoclassico è che spesso le movenze del contemporaneo vengono poi fatte sulle punte, creando questo mix, insomma, molto affascinante, per il quale però è richiesto una tecnica molto, molto importante. La compagnia, dicevo prima, è molto valida. La direttrice artistica, che è Nina Agnanishvili, che è stata una ballerina assoluta, cioè un'étoile del Bolshoi per tantissimi anni, lei è georgiana ed è stata invitata nel 2004 a dirigere la compagnia proprio dal presidente della Repubblica georgiano, che ha voluto in questo modo alzare al massimo il livello di questa compagnia. Compagnia che però ha una storia molto antica, perché il Teatro dell'Opera di Tbilisi è del 1851, già nel 58 la Silfide era stata rappresentata, e quindi i balletti imperiali spesso si esibivano a Tbilisi, di conseguenza anche lì viene fondata una scuola, un'accademia di danza. Probabilmente al tempo la Georgia faceva parte ancora dell'impero russo, di conseguenza di stampo russo, come poteva essere quella del Bolshoi e del Mariinsky, quindi diciamo che è una scuola di antica tradizione con un altissimo livello.
E come tutte le grandi compagnie di questo momento, lavorano anche con dei, compositori e dei coreografi contemporanei e quindi non solo sul balletto classico di repertorio. Elisabetta, ti Passiamo. lascio la parola, Grazie, che hai passiamo delle allora. cose più Lo interessanti. vuoi far vedere? Ah, un'immagine della Isadora Duncan e poi, oppure possiamo vedere poi Da dopo dopo. Elisabetta, Ah, ok. vediamo delle parti dei Carmina che vedrete, Benissimo, così benissimo. una piccola Allora, anteprima. se magari mi metti la scheda. Ah, Vieni qua tu, così va bene. Ci vediamo meglio. va bene. Ok, È benissimo. vero. Per i Carmina Burana abbiamo bisogno di contestualizzare due epoche molto lontane. Sappiamo che, come dice il sottotitolo, si tratta di un testo ispirato ad un manoscritto antichissimo che risale al XIII secolo, ma che raccoglie testi del secolo precedente, quindi il XII secolo, e quindi io adesso non starò a raccontarvi l'Europa dei secoli XII e XIII. Ricordiamo però che in questo periodo si è conclusa da non molto una fase importantissima per gli equilibri politici dell'Europa, che è la lotta per le investiture e che trasforma la Chiesa in istituto sempre più secolarizzato e da qui prenderà spunto come dire, l'invettiva a volte di questi clerici. La nascita delle università. Ecco, con l'impatto che l'Occidente avrà con il sapere arabo, si crea questo cortocircuito che spinge molti insegnanti a voler appunto trasmettere il nuovo sapere che raggiunge dei livelli sempre più importanti. Tra l'altro, saranno proprio gli arabi a riportare in Occidente la conoscenza approfondita del pensiero aristotelico. Ecco, nascono un po' ovunque questi insegnanti che si creano una piccola corte di allievi. Addirittura la Chiesa stessa riconosce lo status sociale dei clerici vagantes, cioè di questi studenti che viaggiano per l'Europa alla ricerca degli insegnanti migliori. Si dice che la prima così è l'università è l'associazione degli studenti. Ecco, questo l'universitas, cioè tutti coloro che spesso da molte lontanissime regioni europee seguono un determinato insegnamento, una determinata scuola. Si dice che una delle prime sia quella in medicina di Salerno, ma poi seguiranno Bologna, Pavia, Padova, Napoli, Arezzo, poi Parigi nel 1180, Oxford, Salamanca, Coimbra, e quindi l'Europa si copre di questi centri di sapere molto molto importanti. Perché Gogliardi? Gogliardi perché intanto i Gogliardi costituiscono, come dire, il terzo filone della poesia e della musica profana medievale. Se i trovatori, Trovieri e Minnesänger, appartengono al ceto nobile, si rivolgono a quel tipo di ascoltatori, di fruitori e parlano di quel mondo, dall'altro lato ci sono invece i giullari, che sono invece artisti, diciamo, popolari, artisti di strada, tra l'altro molto osteggiati dalla Chiesa perché vivono una vita irregolare. Ecco, ci sono poi i cosiddetti clerici vagantes, che appartengono quasi tutti alla borghesia, all'aristocrazia e che segnano nella loro stessa essenza un passaggio importante dalla società feudale a quella cittadina. Intanto viaggiano e quindi portano una circolazione della cultura che fa dell'Europa un ente culturalmente sempre più unito e con radici comuni. È un movimento giovanile e quindi anche, come dire, di critica, di ribellione. L'estrema varietà degli interessi fa coesistere negli scritti dei clerici vagantes l'alto e il basso, quindi lo stile aulico e spirituale, quindi ci sono anche dei testi di religiosità squisita, ad altri invece più popolari o popolareggianti, dove invece, per esempio, si parla di erotismo o si sbeffeggiano le autorità. Rispecchiano quindi i clerici vaganti questo
fermento innovativo straordinario che ci ricorda, come dice il famoso Alessandro Barbero, che il Medioevo dura più di 1000 anni, quindi non può essere cristallizzato in un'unica definizione. Questo periodo, il basso Medioevo, è molto più simile al nostro tipo di cultura di quanto non fosse invece l'Europa dell'epoca di Carlo Magno o ancora precedente. E in altre parole, assistiamo a questo passaggio fondamentale dal centro culturale del monastero alla cattedrale, ovvero sul piano laico, dal castello alla città. L'etimo, come mai Goliardi? Da un lato il riferimento è al peccato di gola, ma più nobile invece il riferimento al Golia biblico, il gigante filisteo sconfitto da Davide che diventa nel Medioevo figura diaboli. L'appellativo diventa anche un appellativo diffamatorio con cui, per esempio, viene definito Pietro Abelardo, il filosofo, cosiddetto libero pensatore e anche eretico, secondo alcuni suoi detrattori, tra l'altro protagonista di una delle prime storie d'amore moderne, quella con Eloisa. Cosa studiavano i Goliardi? Studiavano il trivio, grammatica, dialettica, retorica e il quadrivio. Aritmetica, geometria, musica e astronomia. I più bravi, proseguendo, avrebbero avuto accesso alle arti superiori, diritto, medicina, teologia. Studiavano anche molto i classici latini e i filosofi, appunto, dell'antichità. Quindi Platone, che non si era mai allontanato dalla cultura europea, Aristotele e poi il più recente, ma non di molto, Severino Boezio. L'altro grande blocco su cui vi soffermerete dal punto di vista del contesto storico è quello invece della Germania tra le due guerre mondiali, con tutta la parte sulla musica del primo Novecento. Ovviamente per questioni di tempo saltiamo questa parte perché ci porterebbe naturalmente in un discorso molto molto complesso e articolato più che complesso. Ricordiamo soltanto che il panorama europeo e anche in Germania è attraversato da avanguardie anche molto molto agguerrite. Con i soldati americani era arrivato il jazz, nel frattempo si erano aperti così gli interessi verso il neoclassicismo, il cabaret, anche qui musica popolare e lo studio dell'etnomusicologia, che sarà uno dei campi su cui si diventerà molto esperto, appunto, Karl Orff. C'è anche l'altra faccia della medaglia, ovvero il programma culturale del Terzo Reich e l'arte degenerata. Diamo solo due date e lasciamo a voi questo importante aspetto di approfondimento. Monaco 1937, Entartete Kunst, la mostra contro le arti di avanguardia, arti figurative, e la mostra Entartete Musik di Düsseldorf del 1938, dove venivano stigmatizzati quasi tutti praticamente i tentativi di rinnovare il mondo musicale, tutti i musicisti, o per questioni etniche o per questioni culturali che aderivano in qualche modo ad aspetti innovativi e di avanguardia, venivano naturalmente cassati. Cassati è una parola gentile perché in molti casi si trattava di qualcosa di ben peggio. La fonte letteraria, ecco, il Codex Latinus Monacensis 4660, detto anche Codex Buranus, è un codice appunto composto da 228 testi poetici che risalgono al XII secolo, ma compilati, diciamo, in questo manoscritto nel XIII, e che erano stati conservati presso l'abbazia di Benedikt Beuren, o anche in latino Bura Sancti Benedicti. Con gli editti napoleonici dei primi dell'Ottocento, scusate, e la secolarizzazione dei beni ecclesiastici, questo corpus viene trasferito nella Biblioteca Nazionale di Monaco di Baviera, dove appunto prende il nome Codex Latinus 4660. La prima edizione è a cura di Andreas Schmeller ed è del 1848, ma l'edizione critica occuperà ben un quarantennio, ovvero sarà iniziata intorno al 1930 e conclusa solo nel 1970. Si tratta di testi
in latino tardo-medievale, in alto tedesco e in parte in lingua d'Oïl. Gli autori sono quasi tutti anonimi, a parte alcuni autori, alcuni poeti importanti dell'epoca, e il manoscritto è diviso in quattro sezioni: i Carmina Moralia, Carmina Veris et Amoris, i Carmina Lusoria et Potatoria e poi l'ultimo, il più tardo, Carmina Divina. Il manoscritto è decorato con bellissime miniature. Io vorrei condividerne Sì. una, quella della Fortuna. Dunque, che è questa? Sì, Sì, no, non è no, questa, questa. non è neanche questa, Ah, era sì, forse perché un'immagine. Eccola qua, sono qua. questa qua, che adesso cerchiamo di ingrandire. Ecco, il tema della fortuna che ci riporta alla questione del cerchio. Guardate la fortuna che abbatte e innalza anche i potenti, non soltanto i miseri. Infatti, qui abbiamo un imperatore nell'alto che regno, dice il verbo è regno, imperatore che regna. Regnavi sulla destra. Adesso non riesco a leggere perché è un po' sgranato, quindi è finito il regno nella parte bassa dove la fortuna lo schiaccia e regnavo, cioè regnerò invece perché il cerchio della fortuna, che è uno dei temi anche dei Carmina Burana di Orff, determina. Ecco, piccola postilla prima di passare al testo di Orff, tra questo manoscritto e altre fonti che si trovano disperse un po' in tutta Europa, si raggiunge sui 228 testi 47 brani con notazione musicale, che però è una notazione musicale adiastematica, e cioè senza il riferimento del rigo musicale. Ho portato, ecco, anche un'immagine che Quindi, non è quella, non è quella. Non è questa, scusa, eccola qua. Ecco, questa è una notazione adiastematica sangallese, quindi come zona geografica abbastanza vicina alla Baviera, dove vedete ci sono questi neumi in campo aperto che ci dicono tutto e niente, a noi dicono niente, bisogna essere paleografi musicali per capire, per leggere questo tipo di notazione, che è una notazione più che altro utile a livello mnemonico, quindi per coloro che già conoscono il brano. I musicologi naturalmente sono stati in grado di trascrivere in notazione moderna, ma con un enorme margine di interpretazione, anche questi testi musicati nel 1200. Rimando a YouTube che contiene anche i Carmina Burana in versione medievale per un ascolto molto molto interessante. Poi casomai vi daremo i link, non c'è Sì. più tempo per questa. Ecco, gli argomenti abbiamo detto nei Carmina Moralia, soprattutto l'invettiva morale sui costumi lascivi della Chiesa, non è criticata l'istituzione, è criticata la curia. Nei temi dei Carmina Burana su tutto domina il denaro, mummus, che addirittura diventa un sacrilego evangelista o un sacrilego addirittura sacerdote, e la dea della fortuna, una divinità italica molto molto antica che è descritta con la fronte chiomata e la nuca pelata, innalza e abbatte gli individui. Nei Carmina Veris et Amoris, cioè i Carmina sulla primavera e sull'amore, viene de definita una dimensione molto carnale, molto sensuale dell'amore, diversamente da quella idealizzata e molto molto affine al culto di Maria dei trovatori. Qui invece è raffigurata veramente la relazione non più con una donna di ceto sociale superiore, quindi irraggiungibile, ma una persona di pari livello, ecco, quindi con un aspetto, se abbiamo definito i clerici vagantes un po' come il primo movimento giovanile, c'è anche una briciola di femminismo in tutto questo. Carl Orff,
i minuti stanno finendo. Se i docenti hanno voglia Di di possiamo rimanere, rimanere ecco, qualche minuto in giusto più. per chiudere, ecco, per chiudere. Si trova a vivere in un'epoca molto molto difficile, perché come abbiamo detto prima c'è molto fermento culturale, ma ci sono anche molte limitazioni alla libertà di espressione. Per scelta sua, dopo essersi interessato un pochettino di jazz o di avanguardie, sceglie invece un filone definito della musica e dell'arte elementare, e qui si fa ispirare un pochino da Kandinsky e il suo saggio Punto, linea e superficie, cioè torniamo alla base, cioè tutte queste sovrapposizioni, queste complicazioni, se vogliamo usare un termine molto, molto banale, che anche spesso le avanguardie avevano adottato. Pensiamo alla difficoltà della tecnica dodecafonica che si rifà alla polifonia dei fiamminghi, eccetera. Ecco, tutto questo non garba al nostro Karl Orff, che ha una seconda vocazione, oltre a quella di compositore, quella di didatta. Alcuni dei suoi interessi vanno verso la produzione antica, e non solo antichi maestri come Orlando di Lasso o Byrd, ma Monteverdi, di cui riscrive, reinterpretando non filologicamente, l'Orfeo, il ballo delle ingrate e il lamento d'Arianna. Nel 24 fonda la Günterschule, cioè la scuola appunto di didattica, con Dorothea Günther, la sua compagna, da cui appunto prende il nome, e ispirato anche proprio alla nuova danza di Mary Wigman. È interessante questo connubio che lui fa: ginnastica, ritmica, musica, danza, cioè l'unione delle arti, un po' il sogno wagneriano, ma tradotto in termini moderni e decisamente molto molto più, se vogliamo, popolari. Cosa lo fa rendere inviso a molta critica successiva? La sua ecco, i compromessi che fa col regime per sopravvivere, vogliamo dire, per nascondere di essere filter jude, cioè ebreo per un quarto, un nonno era di origine ebraica. Sta di fatto che la scuola partecipa ai giochi olimpici del 36, e lui nel 38 compone le musiche per il sogno di una notte di mezz'estate, con l'intento, non suo naturalmente, ma delle autorità, di cancellare l'ebreo Mendelssohn. Un attenuante, questa era la sua terza versione, e ne seguiranno altre tre. Quindi l'interesse per il sogno shakespeariano attraversa tutta la vita di Karl Orff, ma diciamo chiaramente non poteva non sapere che di compiere un gesto profondamente, come dire, scomposto, ecco, e che i posteri avrebbero naturalmente stigmatizzato. Carmina Burana vanno in scena nel 1937 e sono un grande successo di pubblico, ma critiche dure da parte invece delle autorità. Herbert Gehrig, che era il critico musicale ufficiale del regime, considera la sua incomprensibile lingua e il tono jazzistico qualche cosa di negativo. Anche la scuola corre dei rischi perché utilizza molto gli strumenti a percussione, o detti anche tamburi dei negri, dallo stesso Herbert Gehrig. Il flauto dolce, che è uno dei cavalli di battaglia della scuola orfiana e che voi tanto utilizzate con i vostri bambini, viene considerato strumento bolscevico. Quindi ecco, la situazione della scuola di Orff attraversa anche lì dei momenti molto delicati. L'interesse per Orff e l'antico è molto importante. Carmina Burana sono il primo capitolo dei cosiddetti trionfi. Seguiranno i Catulli Carmina del 43 e poi il trionfo di Afrodite del 1953. Dopodiché, il secondo punto di grande interesse sarà la tragedia greca. Orff riscriverà Antigone, Oedipus der Tiran e Prometheus, che è del 68, e su questo ideale palcoscenico del mondo lui fa scorrere,
con un ideale assolutamente non nazista, assolutamente non conservatore, le tradizioni dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, tradizioni musicali. Cosa sceglie Orff dei Carmina Burana? 23 testi, niente dai Carmina Divina, quelli più spirituali, ma fa una scelta di carattere medio. Non sono presenti le grandi invettive che invece il testo originale medievale contiene, non ci sono i temi scurrili, ma invece esalta l'elemento legato all'amore, raccontato in maniera assolutamente molto molto sensuale, e poi il blocco dedicato alla taverna, quindi i Carmina del vino e del gioco. La struttura dei Carmina Burana è una struttura ciclica. Si apre col famosissimo coro O Fortuna, poi c'è il capitolo Primovere o sulla piazza, poi c'è in taberna. Cour d'amour, che si dovrebbe dire, credo, cour d'amour, perché è lingua d'oïl e non si pronuncia come il francese moderno, che porta l'elemento sensuale e dell'amore ad un climax molto molto efficace e molto affascinante, dopodiché il tutto collassa nel ritorno della fortuna. E il messaggio, sì goliardico ma anche un po' pessimista, è che la nostra vita è dominata da una forza che non dipende purtroppo da noi. Vogliamo magari ascoltare qualche Certo. cosa, vedere qualche cosa? Sì, questo è proprio il video della compagnia. Tra l'altro, questa è una nuova coreografia che è andata in scena solo qualche mese fa, Tbilisi, quindi è proprio una nuova Scusate, guardo produzione. solo, sì. Vi farei vedere proprio solo l'inizio e poi un pezzettino di una delle sezioni successive. Sono tutti quadri astratti, vedrete che anche i costumi sono molto semplici. Questo si sente Sì, questo si bene. sente. I costumi sono molto semplici, sono spesso pantaloncini e canotte uguali per uomini e donne, poi in altre sezioni invece ci saranno le scarpe da punta, ci saranno le gonne lunghe, i colori. Arriva, il maestro si è preso qualche secondo. Devo essere sicuro che tutti sul palco fossero pronti perché c'è un sacco di gente sulla scena. Sospeso su un ponte mobile. Sì, a parte alcune sezioni che vedo che utilizzano la parte, molte sono giù, sono a memoria perché si muovono insieme ai ballerini. Sì. Un uso sapiente delle luci in questa produzione. Tra l'altro, a un certo punto si vedrà una grande bilancia di forma circolare
che ricorda proprio le fasi lunari, con tutte l'illuminazione, l'inclinazione che cambia, soprattutto nella scena delle caverne, si vedrà molto bene. Qui vedete la fortuna, è l'unica sulle punte, evidentemente tutti gli altri sono uomini e donne, si muovono in modo uguale, sono vestiti allo stesso modo. Possiamo andare. Andiamo un po' avanti, dura un'ora, ovviamente 0,14. tutto lo spettacolo. Sì, andiamo a 0,14,29 nella sezione primavere. Che lascia gli spartiti sul pavimento, controluce ce li fa vedere sempre, non si possono muovere. Sarà anche un modo per vedere la nuova macchina scenica, quindi del teatro, perché ci sono tutti qui. Ora vediamo il ponte sospeso, ma ci sono dei momenti in cui spariscono, vengono fuori, quindi. Anche l'uso della macchina scenica viene, come dire, valorizzato. Ecco, questa era una danza popolare della Baviera, questa danza. Musicalmente non rifugge dallo sviluppo musicale che è tipico della tradizione tedesca, ecco, usa piuttosto la ripetizione ossessiva, dando questo senso di primitivismo, se vogliamo, eh. Vediamo il coro che si muove con i ballerini, vedete, c'è proprio un'interazione di tutte le arti, sarà molto interessante vedere, perché solitamente il coro viene messo in una posizione fissa, cantano, invece qui si muovono, i danzatori vanno in mezzo loro, a volte fanno dei piccoli movimenti, si dividono in gruppi, quindi un uso coreografato del coro. Andiamo nella prossima sezione che è il Cours d'amour a 0,56, quindi verso la fine. Qui si vede questa bilancia, ancora un po' avanti. Ah no, ho detto, questo è il finale, scusa. Dov'è? 0,38, punto 28, 0,38. Ancora indietro. Perché non vedo. Ancora, ancora, vai. È perché rimane Ah, fermo. sì. Aspetta, forse. Aspetta, è successo qua. Ah, perché deve Eh essere sì, così. devi Scusa. andare avanti veloce. Sì. 38, 38, Se mi ancora un po' dici perché avanti, io non ancora un po' vedo. avanti, ancora un po'. Ok, ecco, un briciolo indietro così vediamo questa cosa. Ecco. Quasi una figura da Sì. bassorilievo. Bene.
Però vedete che non c'è nessun riferimento narrativo e neanche, come dire, al testo quasi, sono proprio solo le sensazioni, sono dei tableau legati alla musica che esprimono il senso magari di quello che viene cantato, ma senza andare a ricercarne una descrizione precisa. I bimbi dove sono? Sono fuori scena, Fuoriscena. credo, perché appariranno poi dopo, ma in questo momento sono fuori scena. Sì, hanno poi una parte in Hanno una scena. piccola parte, un passaggio dopo. Ovviamente nel balletto neoclassico e contemporaneo decade anche tutta la gerarchia della compagnia di danza. Ci sono al massimo dei pezzi d'insieme e dei pezzi solistici. Non c'è più l'étoile, il solista, il mezzo solista, il corpo di ballo. Sono tutti uguali. Un po' è proprio il concetto della nuova danza, dove tutti i ballerini devono avere lo stesso livello tecnico e tutti devono essere in grado di fare tutto. Lei è la solista? È la La signora cantante, là? sì, sì, sì. Un po' il suo Sì, è doppio. un po' il doppio, infatti. Non spoileriamo No, troppo. No, è molto bello e molto accattivante perché visivamente c'è veramente molta varietà. Ogni tableau, ogni canto viene realizzato in modo molto interessante e sempre diverso. Quindi, ricreando poi anche, vedrete, l'immagine iniziale del balletto sarà poi la stessa immagine certo. finale. Ovviamente, questo senso di circolarità verrà dato anche a livello visivo per chiudere il cerchio, diciamo. Bene, se volete, una bella galoppata. se, come, Corsa. come va, siete sopravvissute. Volete attivare le vostre telecamere? Così ci salutiamo e... ecco. Professoressa Cavallo. Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie, è stato molto interessante. Io sono da Biella. Ah, no, è la professoressa Casaligi. Sì, sono io, la rompiscatole, sono io, la rompiscatole. Mi scusi, sono io, sono io. Ok, grazie. Ho seguito con piacere, molto ricca la vostra spiegazione, molto interessante. Grazie. Pensate che il corso possa essere utile per voi, per... Sì, per me sì, assolutamente. Io lo proporrò alle classi terze. Verremo a vedere lo spettacolo il 23 dicembre in 80 studenti e quindi siamo in tanti. Ah, bene. Sì. Ho chiesto già se potevo avere la registrazione per proporlo ai ragazzi alcune parti della vostra spiegazione, insomma. Sì, noi nei prossimi giorni dovremmo riuscire a scaricare la registrazione e a mandarvi il link. L'idea è quella Ok. di pubblicare queste lezioni sul canale YouTube del teatro. Diciamo che adesso queste lezioni sono naturalmente dedicate ai docenti e fanno parte di questo corso accreditato sulla piattaforma Sofia, però sicuramente la funzione di queste lezioni è proprio quella che poi va a favore dei ragazzi che vengono a vedere gli spettacoli e quindi sicuramente potete poi farle vedere anche in classe, ecco.
Certo, perché io avrei avuto i consigli di classe, ma ho detto al dirigente appunto che mi doveva dispensare perché secondo me era più interessante partecipare a questa cosa che non ai consigli di classe. E quindi sono stata dispensata, quindi sono presente, ecco. Grazie. Voi pensate di iscrivervi a questo corso oppure no? Cioè, era solo così, una curiosità. Ma sì, io sicuramente mi iscriverò. Il problema sarà vedere se riuscirò ad essere sempre presente agli incontri, perché appunto alle volte coincidono con certe nostre riunioni, e quindi devo sempre chiedere il permesso. Ma l'idea, allora intanto diciamo che per ottenere i crediti bisogna frequentare diciamo 16 ore su 20. E in più, essendoci siccome la nostra intenzione è se li facciamo online di registrare ogni volta e mettere a disposizione, quindi se voi siete iscritti, noi possiamo darvi come presenti quando eventualmente non potete essere presenti Si può alla seguire il webinar? Si può seguire il webinar? Eventualmente sì. Ok. E diciamo che sarebbe importante riuscire a essere presente almeno qualche volta anche alle conferenze. Per esempio, la conferenza del balletto, Andrina, è il 30, Il vero? 30 Il novembre. 30 novembre abbiamo qui alle 17:30 la conferenza dedicata proprio a questi due titoli. E Ma quindi se voi. sicuramente avrò il permesso, perché come mi ha dispensata oggi, sarò sicuramente dispensata anche le altre volte, ecco. Che l'idea Sì. adesso purtroppo non abbiamo ancora il calendario della lezione, diciamo tipo come questa qua, sugli altri titoli, perché l'idea è quella di coinvolgere gli artisti, qualche artista della produzione, oltre a fare una Bello. lezione, oltre a fare la lezione, diciamo sul titolo, l'idea è quella di coinvolgere un professionista del teatro e un artista della produzione. Allora, coinvolgendo l'artista, dobbiamo vedere la sua disponibilità, ecco. Certo. Come è stato per il Don Giovanni? Esatto, sì. L'abbiamo fatto per il Don Giovanni. Adesso pubblicheremo anche quella lezione, quella del Don Giovanni. Ah, quella che era stata online, perché io sono stata quella in presenza, ma quella online anch'io avevo dei problemi con consigli, non ero riuscita. Sì, la Sì, professoressa Cavallo è venuta alla sì. Ah, conferenza, sì, con benissimo. Satragni c'erano due artisti, cioè Don Ah, c'è. Giovanni e Don Anna. Ah, sì, diciamo invece nella lezione il nostro direttore artistico ha intervistato l'interprete di Zerlina. Ah, ok. E poi c'era Claudia. E poi c'era la collega Claudia Boasso, che è la direttrice dei laboratori artistici, che ha fatto tutta una lezione sulla parte scenografica. Ecco. Così, in questo modo qua, dovremmo riuscire a dare un quadro abbastanza completo, sia della produzione che va in scena, sia tutti i collegamenti con la storia dell'opera, e poi alla fine, come vedete, anche con la storia, col periodo storico in cui si svolgono le opere o la vita del compositore o del librettista, insomma, ci sono tutti i collegamenti. Quindi, Certo. niente, quindi Ci grazie saremo, mille. grazie. Sì, ah, ecco, vi volevamo segnalare che se volete ci sono ancora posti nei Carmina Burana, negli spettacoli del Carmina Burana, se vi interessasse portare i Per le scuole. ragazzi, sappiate che Grazie. ci sono ancora posti, mentre negli Sketch e Noci con lo No. Sketch e Noci è pieno. Sì. Va bene, allora grazie mille e Grazie a alla voi, grazie. prossima. Arrivederci, grazie, Arrivederci. grazie. Arrivederci, Buonasera. arrivederci. Buonasera, grazie. Salve.